Controcalcio dà il benvenuto a Umberto Chiariello. Buonasera Umberto! Ciao! Ci mancavi, Umberto, ci mancavi in questo mosaico, ci mancavi. Io l'ho grande richiesta mia, diciamo, ma un napoletano. Ma se l'hai sempre criticato, l'hai sempre dato addosso. No, vabbè, ma quando parliamo di calcio è ovvio. Cioè, lui critica la Juve, io critico il Napoli, cosa vuol dire? Però dico, siccome io avevo chiesto Farina, un napoletano me l'ha dato, Doc. Io ho due vantaggi competitivi. Che voi fate di tutto per farvi criticare e poi avete Max Allegri che ecco. È come sparare sulla croce rossa. Vabbè, ma di quello poi già si parte, incredibile. Ragazzi, io sogno una 25 sub con loro due che fanno il balletto. Sì, sarebbe un sogno. Ci arriveremo. Umberto ancora non l'ha visto. Umberto ancora non l'ha visto, quindi comunque, lo vedrà. Chiariello già entrata a gamba tesa. Sì, già su Allegri. Il cialtrone. Un attimo. Chi è il maestro? Ah no, è Lasso. Grazie di nato. Buon pomeriggio, calcio. Buonasera Ste. Buonasera, ciao, buonasera. Buonasera. Allora, buonasera, dico un attimo una cosa al cialtrone che è in pre-live. Non c'ha la cam attiva, maestro. Non so se è un bug, non so se è un problema. Esca e rientra nel dubbio, perché la vedo in pre-live, ma non si vede la cam. Posso dire una cosa, andrei al volo, perché mi hanno detto... però ringrazio la chat, l'ho fatto l'ultima volta che sono entrato, però giustamente lo rifaccio, ringrazio tutti i controcalcisti, tutta la chat per avermi regalato questo sogno, comunque, lo rifaccio un'altra volta, grazie. Speriamo funzioni Alessio, speriamo funzioni. Chirico, ma mi presti la camicia? No, perché? Dai, devo fare una figura di merda. No, le figure di merda le fai con tutte le magliette del cazzo che metti tu. Quelle, ma gravi... Quelle figure di me, sembra un pezzente, il Mullah Omar. Il Mullah Omar. È una camicia bellissima, regolarina. Non oggi, ma non normalmente un minimo di stile, non sanno. Marcello va al processo va con giacca e cravatta, qua al massimo una camicia, l'unica notazione che mi è da fare è che anche lui usa la camicia Enrico, evidentemente per abituarsi al tema. No, in che senso? No. Certo, io sempre a righe sono. Facciamo a righe. Entrare il maestro. È uscito il cretino. Vabbè, sti cazzi, allora partiamo subito. Comunque un comunicato, mi arriva da un comunicato dal l'esimio collega dottor Enrico Ducci che mi dice: mi hanno scammato la sub di 5 mesi, hanno ringraziato tutti tranne no, grazie Harry, direttore, questa è una vergogna. No, questo c'è gelosia da parte secondo me di famiglia. Io direi che puoi sospendere qui, caro Harry, Il cialtrone forse non può durare così tanto la sua entrata, però ragazzi è un po' di tempo che non sento. Io sono avvelenato con l'Inter, mi manca un pezzo. Se lui è felice delle dimissioni di Sarri, ora ne parliamo, dottor Chiariello, ora ne parliamo. Io sono avvelenato con l'Inter, fatemi far entrare il maestro, perché forse adesso inizia ad avere un po' di paura. Mamma mia. Grazie Daniele. 14 punti a paura. Vinceremo, eccolo là. Ma l'ha già vinto, di che parte? Vinceremo il piccolo. Grazie Matteo. Ha portato la squadra. E questo è il modo in cui diciamo. No, per favore. Ma è un cafone, maestro, mi scusi, lei è un cafone. È un cafone, maestro, assoluto. Allora, comunque, andiamo con calma e facciamo chiarezza, perché ci sono no, per favore, Chirico, ci sono 300 cose di cui parlare. Hai una squadra di merda, Chirico, te l'avevo detto, parlavi. C'hai una squadra di merda. Tu dici sempre, ma guarda che l'unico a dirti che me lo dico da solo, ma come me ne frega di quello che pensi te? Lo sapevo già da solo, ma lo sapevo già da solo. Milano arrivava davanti alla Juve. Ma questo lo sapevo pure io. Akaitashi. Grazie Akaitashi per le sub. Così assistiamo con le sub. Andiamo sul campo, Eneri, forza. Andiamo sul campo. Da cosa vogliamo partire? Da Napoli Inter, da Inter Napoli chiaramente. Ah, partiamo subito da lì. Dalle rapine. Mortacci tua. Un giallo a Barella clamoroso. Hai rubato per 7 mesi, hai rubato e parli. La rapina è quella dell'andata. La rapina è stata quella dell'andata. Data, quello che avete perpetrato a Napoli. Chiariello, si sente un ladro lei? Come si sente? Si sente un ladro?
derubato all'andata totalmente. Ecco, andata totalmente. Siccome ieri, si sono accuse ieri siamo molto scontenti dell'arbitraggio di Lapenna, che sugli episodi non ha sbagliato niente, ma sulla conduzione tre ammoniti dell'Inter nei primi 15 minuti, tutti e tre graziati. Sì, ma poi Barella doveva essere espulso. Il parterre peggiora sempre di più, cazzo, invece che migliorare. Ma porti di su. Sceglilo tu, maestro Barcaiolo. Ciao Chiariello, ciao Umberto. Sugli episodi, Umberto, ciao. No, Umberto, ma non puoi dire che non ci sia un fallo che piega Marcello, vieni qua. Marcello, vieni qua. Fallo che piega la caviglia Turan. Non puoi allora, ci sta un fallo clamoroso di Rachmani su Turan, che però non serve a niente perché c'è fuori gioco precedente, punto. Il calcio d'angolo da cui fai gol non esiste. E no, su quello devo dire come no? Che come no? Quello non esiste. L'hanno visto in 10 volte, non si capisce proprio. Hanno se tocca. Umberto, l'ha messa fuori Darmian. Ma che dici, Marcello? Cosa dici? Io capisco la tua ignoranza calcistica, ma questa fisica, però questa ignoranza generica, però. Quindi un attimo. Gli episodi sono tre: Rachmani su Turam tocca direttamente la palla e lì il rigore non esiste. Barrum ieri sera ha mostrato che veramente ma non c'è il rigore, ma no, non c'è il rigore. In Juve Genoa dove c'è il rigore, Rachmani su Turam è stanato dal fatto che precedentemente c'è fuori gioco e quindi il tema non si pone e la rimessa il calcio d'angolo me l'è tutto posto. Mi ha visto Sommer a Firenze. Attenzione, lì c'è netto il fallo di Turam che va sul braccio di Meret. Ragazzi, ma chi è che l'ha chiamato Chiariello? Potevamo prima farne il meno. Braccio. Ragazzi, io ho le immagini. Ragazzi, c'è Turam che colpisce il braccio di Meret. L'utilità di uno che viene a raccontare fake news qual è? No, ma aspetta, ma l'utilità tua qual è che ci stai raccontando un sacco di cazzate? Tua. No, ma io ragazzi, tu stai rivendicando un rigore inesistente. Che cazzo vuoi, Augusto? Che cazzo vuoi? Ma ti sei pettinato alla Malpensa? Io penso che il rigore dato contro ti sei pettinato dove? Il rigore dato contro Sommer è contro le leggi della fisica e del calcio. Quello non ho detto che è un rigore, magari è uno scontro, però non puoi negare che uno arrivi prima dell'altro, perché sennò devi metterti un altro paio di occhiali. No, ma un attimo, di arrivare prima. Allora, ricordiamo gli highlights. Un attimo, ragazzi, andiamo a vedere gli highlights, dai. Calcio seria non deve avere. Aspetta. Non c'è partita, nessun rigore ieri. È una partita Giappi, Giappi. Grazie Giappi. Grazie amico mio. No, ma adesso Paina, adesso però oggi tocca che dai parola perché sennò si capisce. No, infatti do parola io ragazzi perché sennò qui non ci parliamo sopra perché siamo in nove, siamo tanti, ci penso. Dico io solo una cosa, dai, andiamo con gli highlights. A me fa molto ridere che un uomo che è venuto qui a difendere l'Inter dopo una gomitata di bastoni su un avversario venga qui a dire una spinta, un fallo, venga qui a lamentarsi di un calcio d'angolo. Tu vieni qui a lamentarti di un calcio d'angolo. Sei un coglione. Sappilo, quando mi dicevano quello è un verde, mutalo, allora maestro calma, maestro calma, andiamo sugli highlights, prego. Highlights, passiamo alle highlights, c'è una pubblicità, scusate, dobbiamo aspettare. Sempre a rompere il cazzo all'Inter, a me. Ma stai zitto, mutalo, mamma mia, sempre lì che si lamenta, vai Inter Channel. Mamma mia, che cagacazzo. Io? Tu, enorme, gigantesco. Silenzio, per favore, Chirico. Ma come dici qua? Non ho manco detto niente. Che pippa Barella, ragazzi. Che pippa Barella, mamma mia. Il giocatore più sopravvalutato. Prenditi conto, grazie, amico mio. Hanno donato soldi, soldi. La noi faccia, ci vendiamo per i la soldi. La faccia di Chiariello e Chirico, ragazzi, è qualcosa di meraviglioso. Allora, finiamo gli highlights per fare la partita più degli All Blacks, la H. Che ma no, che la caca, la caca, che la H, la caca, non è la H, la caca.
siamo vicini, Dani. Hanno fermato gli Alliance per fare sta stronzata. Porti rispetto. Butti fuori Chirico, butti fuori Chirico. Saluto grande, mi dispiace per il suo cane, mi dispiace veramente. Grande Marcello. 43 minuti con Matteo Darmian. Grazie Catman. Vantaggio meritato. Paziente e ben orchestrata da parte della squadra di Inzaghi. Gol numero 11 in carriera in Serie A per Matteo Darmian. Vantaggio meritato perché fino allora il Napoli aveva fatto niente. L'Inter aveva dominato, era logico. Primo tempo 0-0, quindi ha meritato l'Inter. Vabbè, ma in generale, ragazzi, anche se ha fatto, prodotto meno di tutte le altre volte. Grazie, Flavio. Meritato il commento del Paina. L'Inter ha dominato. No, è stata una partita morente, ragazzi. Sia primo tempo che secondo, una partita. Ha giocato, ho detto vantaggio meritato, non dominato. No, l'ha detto Faina, quel coglione. Faina, l'Inter ha dominato. Di Marco, palla deviata. Ha giocato sicuramente meglio il primo tempo. Grande stagione. Ma nella ripresa no, però. No, nella ripresa no. Dominato è una parola grossa. La presenza sempre nel corso delle partite. Questa parata è bella perché c'è una deviazione di Oliveira che rende il pallone più difficile. Guarda qua, Jean Jesus, un altro salvataggio decisivo. Grande partita di Juan Jesus. Vero. Ha salvato due volte su Lautaro e su Barella. Comunque in generale non è stata una bellissima partita. No, è stata una partita bruttina. Cross interessante per lo stacco di Simeone. Colpisce in modo un po' sporco. Grazie, Gansa. E poi. Mamma mia, Juan Jesus mio. Quando meno tutti ce l'aspettavamo, quando nessuno se l'aspettava, ero pronto a spegnere la TV, Chirico. È arrivato il miracolo di Gesù. Ero pronto a spegnere da son. Vabbè, ma che sarà mai un pareggio? Certo, non gli porta via la seconda stella. No, assolutamente no, ti pare. Umberto, dopo quello che ci hanno regalato mercoledì scorso, questo è un altro antipastino aperitivuccio che abbiamo fatto in allegria. Tutto qua. Il Napoli dopo 7 anni torna. Allora, quindi finisce. Tu lo sai che è una squadra del Chirico di merda che non so quanti anni ci metterai per tirarti su. Ma finisce 1-1. Calma, Chirico, che non risponda alle provocazioni. Un attimo, prego, maestro, ci analizzi il suo punto di vista. Poi voglio sentire. Ma che deve analizzare il cialtrone? Prego. Sentiamo l'analisi. L'analisi del maestro. Analisi, sentiamo l'analisi. Chi è il maestro? Bergami, ma purtroppo, Chiariello. Il maestro. L'analisi sono fuori dei disegni che altro che... Prego, vada maestro, allora, non li stia a sentire, prego. Dallo stadio non è stata una partita così brutta, nel senso che le partite brutte e noiose sono veramente altre. No, così. Sì, non, diciamo, dai, non possiamo metterla nelle partite brutte. Dico io, partita brutta Juve-Genoa. Juve-Genoa è stato ripilante, ok? No, ma c'è stato anche un derby Lazio. No, Juve-Genoa è una cosa inguardabile. Ripilante. Ma comunque ci sono state delle belle giocate. Il Napoli, secondo me, ha la rosa migliore dopo l'Inter. Ieri, comunque, si è difesa benino. L'Inter, quando voleva, accelerava. C'era... Entrambe avevano giocato in Coppa su dei campi difficilissimi e con un risultato che le aveva abbattute, e l'analisi è quella che avete visto, è un pareggio che alla fine ci può stare. L'Inter era un po' più sulle gambe del Napoli. L'Inter era un po' più sulle gambe. Cohen, WhatsApp. Supplementari e la Cohen, WhatsApp. Hanno dato un'accelerata alla fine. Cohen, e WhatsApp. Per il resto un tempo quasi. Sai chi è che vedo dell'Inter spento da un po' di tempo a questa parte? Mkhitaryan. E invece ieri è stato l'unico che secondo me da 6 e mezzo ieri è stato rispetto agli altri. No. Çalhanoğlu e Mkhitaryan ieri sottotono. Çalhanoğlu ormai fa il mediano. Çalhanoğlu ormai fa il mediano. 8-9 cambi di campo spettacolari. Sì, ma non come al solito. Italia ieri ha fatto il suo. Questa è la grande analisi di Bergomi. Prego Umberto, grazie maestro, prego Umberto. Io ho visto nel primo tempo un Inter superiore. L'Inter quest'anno è superiore. Grazie, Asa. Che ha una fascia sinistra che è devastante. Solo il Milan a sinistra può rivaleggiare con l'Inter, perché come escono Di Marco e Bastoni sono in pochi a saperlo fare. Ci hanno devastato da quella parte per tutto il primo tempo e da lì abbiamo preso gol. Il Napoli aveva fatto un buon palleggio difensivo, a ritmi sempre molto lenti. Il Napoli quest'anno è lento. Ha prodotto solo due uscite sulla catena di destra codificate, da cui è nato un contrasto di Raspadori e un colpo di testa di Traoré tentato, ma
pochissima roba. Primo tempo vantaggio dell'Inter strameritato. Nella ripresa invece il Napoli ha mostrato personalità, non ha prodotto niente di speciale, perché ormai il Napoli ha solo due tipi di azioni possibili quando manca Osimhen: o la catena di destra o la imbucata solitaria di Kvaratskhelia, ma molto ben marcato, molto ben imbrigliato, soprattutto dai propri compagni, che non lo servono mai con cambio di gioco uno contro uno, ma gli fanno arrivare la palla dopo 90 passaggi e in tre lo chiudono e finisce lì. Però il Napoli ci ha messo volontà, una buona organizzazione, soprattutto la voglia di andare ad attaccare, cosa che con Mazzarri era sconosciuta. Alla fine il pareggio non è rubato, episodi determinanti nessuno, perché sugli episodi l'arbitro e la sua sestina hanno deciso bene su tutto. Gestione disciplinare molto rivedibile. Però Umberto, posso farti una provocazione? Io ieri su Instagram ho detto che il VAR secondo me dovrebbe poter intervenire qualora da un calcio d'angolo nascesse un'azione. Ma vediamo il VAR non intervenire sulle commentate. Ma che la batti a fare? Rispondo. Mi fate sentire la domanda. Non ha manco finito di parlare. Umberto è un irrispettoso, non rispetta il prossimo. Battiamo i calci d'angolo che non si può segnare. Secondo Faina, perché non ho detto questo. Qual era la Umberto, io gradirei che il VAR intervenisse qualora ci sia un dubbio sull'assegnazione di un calcio d'angolo. Mi spiego meglio. Ieri sera, il regolamento. Sì, chiaro. Ieri sera in Darmian Di Lorenzo, secondo il mio piccolissimo punto di vista, la punta di Di Lorenzo tocca prima il pallone e va al calcio d'angolo. Interista Fratto, non puoi parlare. Cagusto non sarà a parlare di questa cosa. Perché tu sei interista, non si vede niente da quello che dici tu, perché l'immagine non è chiara, non c'è la certezza che la colpisce né uno né l'altro, ma la decisione è Marelli ha detto, l'ho rivisto 10 volte e non sono capace di capire. Bravo, rimane una decisione del campo, ma questa cosa... E quando Frattesi parte, Lobotka fa finta di morire con le mani in faccia e Frattesi va da solo. Ma parliamo dell'episodio dell'angolo, andare sempre sui tuoi casi personali. Ora stiamo parlando dell'angolo. Sì, perché noi stiamo parlando di rimane abbastanza... No, perché questa partita non c'è Ibi, c'è fino alla F, caro Chirico. Ma però scusami, noi stiamo parlando di A e arrivi tu con B. Cosa cavolo c'entra? C'entra, adesso? Perché siccome si parla di regolamento che potrebbe essere modificabile, allora Frattesi lo fai andare in porta, poi verifichi. Ma è un altro episodio. Noi dobbiamo modificare il regolamento perché l'Inter ha pareggiato con Napoli. Ma tu ti rendi... Dobbiamo modificare il regolamento per questo motivo qua. Ma tu ti rendi conto... Se l'Inter vincerà con Napoli, ma regolamento c'è Sciscione, ma non dire stronzate. Sei patetico! Cioè, questa cosa del regolamento esce alla 29ª giornata perché l'Inter pareggia col Napoli. Ma stiamo discutendo di Gasparo. Fatemi sentire Chiariello. Fatemi sentire Chiariello. Calma, stavo parlando di calcio. Che io vado a fare? Ma ti devi abituare, Umberto. Qui è così. Prego, Umberto, vada. Mi fa male alle coronarie. Allora, il punto è a quelli manco le hanno le coronarie. Sono cose che sono facilmente fattibili. E ne dico due facili. Due solo le arie, ma non so. Una che si può fare è estendere la goal line technology. La goal line technology viene messa a presidio della linea di fondo campo da un lato e dall'altro. Costa veramente poco e in termini di volontà e di spese di soldi. Ma Umberto, stiamo parlando di un calcio d'angolo, anche le linee ma non ti dice la giocata per ultimo, però. In modo che tu così hai il controllo di tutto il perimetro di gioco. Questo lo puoi fare. La seconda è la chiamata, il challenge, che secondo me è indispensabile. Sui calci d'angolo, onestamente, non Umberto, sui 3 minuti di recupero hai qualcosa da dire o ti nascondi? Troppo pochi, bravo, questo ti fa onore, bravo. Sì, ma no, sai cosa mi fa ridere, Umberto? Perché se ci fossero stati 5 con la pace, cioè non lo so, eravate morti, non facevate più niente. Ma questo è un errore. Ma sì, l'errore vero è che non hanno espulso Barella, quello è l'errore. Quello è un errore. Quello è l'errore vero della partita. Ma di quello. Ma cosa vuoi? Ma che ne sai tu di ste camicia? Non te la puoi neanche permettere, barcaiolo di cavolo. Calma, Chirico, calma. Io mi devo le camicie, posso fare una quadrilatero.
calma, ma quadrilatero golico, hanno un maestro in questa situazione che è stata non perfetta, fatto, non lo ha fatto mercoledì e non lo fa nemmeno che è stata oggi. Perfetta la penna, sì, sì. La penna non è stata affatto perfetta, no, parlava di Inzaghi, Chiariello, lei non conosce ancora questo cialtrone perché che è anti-inzaghiano, è anti-inzaghiano e anti-interista, laterali, cambiare regolamento per non parlare di pallone. Guarda Augusto, purtroppo tu mi segui, tu mi segui, mi senti ma non ascolti, io già te l'ho detto, questo è un tuo gravissimo problema. Ma no, però siccome Augusto Sciscione lo odia e ne parla male, parla male del migliore allenatore che c'è in Serie A, pensa che cialtrone che sei, pensa che buffone che sei. Sei tu che ci hai descritto un allenatore che è al limite della perfezione, la reincarnazione di Nereo Rocco unito a Sacchi. Non l'ho mai visto Nereo Rocco, non l'ho mai visto. A livello di grandissimo, era un grandissimo allenatore. Ecco, fatto la carriera, lo sappiamo, lei andava a scuola anche con Garibaldi. Abbiamo capito che poi quando non raggiunge i risultati Faina non ne parla. No, ma non devo parlare di nulla, caro Augusto, perché Inzaghi c'ha 14 punti sulla seconda. Che cazzo vuoi parlare? Ma che cazzo ti devo dire? Che hai perso tutta la battaglia su Inzaghi, hai perso tutta la battaglia su Inzaghi. Però Faina, io su Inzaghi però due appunti li vorrei fare su Inzaghi. Prego. Premesso che l'Inter gioca un calcio meraviglioso, anche se io non amo il 3-5-2, non amo le squadre che difendono un po' basse col baricentro un po' più basso, ma l'Inter quando riparte è spettacolare, veramente gioca un calcio bellissimo e è a 200 all'ora. E difende come nessuno, perché è una capacità difensiva straordinaria. Però il turnover fatto con la Real Sociedad io lo trovo una sciocchezza sesquipedale. Non esiste. D'accordo. Non si poteva dire. D'accordo, Umberto. Sesquipedale è incredibile, però. Sesquipedale è... Va bene. Lì ha fatto lo stesso errore con Napoli, che si giocava il primo posto nel girone con lo Shakhtar. La domenica dopo aveva il Benevento, il primo Benevento che le perdeva tutte, fa turnover in Ucraina, gioca con i titolari col Benevento, perde in Ucraina e si perde il primo posto nel girone e dopo gli tocca purtroppo l'avversaria tosta e va fuori agli ottavi e vince 6-0 col Benevento. Ma che senso ha? Così come Inzaghi, che aveva una partita morbida dopo la Real Sociedad, fa un turnover che non ha senso e lì si gioca il primo posto del girone. E col Bologna fa poco turnover. È l'unico appunto che io posso muovere Inzaghi quest'anno. Per il resto, scusa Umberto, e col Bologna, col Bologna ha fatto poco turnover. Tirato fuori Lautaro, tirato fuori Di Marco, ma di fatto ha tenuto la squadra. Quindi quando ne fa tanto è criticato, quando ne fa poco non va bene, è piena decisione. Ma tu non vuoi criticarlo mai, però ha ragione Augusto, tu non vuoi criticare. Tutti Insger tipo. No, ma la cosa bella è che lui dovresti dire le stesse parole quando critica gli altri allenatori, perché lui usa le stesse parole, però per Inzaghi non le usa. Ma Inzaghi è prima più 14 sulla seconda. Inzaghi porta avanti una competizione, e Inzaghi porta avanti una competizione, tutta la competizione che sta sbagliando, che sta fa. Ma che dici? Ma qual è una competizione che l'anno scorso? Cretino! Razza di imbecille! Razza di imbecille! L'anno scorso in finale di Champions è arrivato quarto. Tu disconosci la realtà. Gioca un calcio meraviglioso. Tu disconosci la realtà. Tu ci hai raccontato una tu serie disconosci di la realtà. Delle quali adesso tu disconosci la realtà. I conti arrivano quando Inzaghi vince lo scudetto e tu devi star zitto. E io ti dico che Inzaghi la capisci qual è il problema? Che l'aveva l'anno scorso e due anni fa. Ha fatto la finale di Champions, non so se te ne sei accorto l'anno scorso. Però Damià, se vince lo scudetto ha fatto il suo l'Inter. Ma quale il suo? No, ma che stai a dire? 38 partite fate voi, 38 partite. È la squadra più forte, però. E quindi aspetta, Umberto, perché sta cosa a me mi fa impazzire. Ha fatto schifo. Io su sta cosa impazzisco, è la squadra più forte, perché meglio. Se tu ti fossi, se vale quello che dici, che la squadra forte deve vincerle tutte e vince tutto quello a cui partecipa, io sarei ricco.
Sì, sì. Sarei ricco, allora, mi spieghi... perché io faccio il tipster e se mi gioco scusami. Tutte quelle più forti, ma sarei ricco. Mi spieghi secondo la tua narrativa vincere lo scudetto contro una pippa come Pioli, contro una pippa come detta sua, detta di Faina, è un'impresa. Poi c'è un gigante che è terzo. Uno dei primi cinque allenatori del mondo perde contro l'Atletico Madrid nel doppio confronto. Come mai? Appena prende una squadra un tantinello uguale, se un po' più sotto. Guarda che l'anno scorso è passata contro il Barcellona. L'anno scorso ha fatto un tantinello con il Porto. E se non c'ha culo che prende tre traverse in un minuto, invece Sarri che passa col gol di Provedel, che è forte. No, ma Sarri ha fatto una competizione. Sarri è un fenomeno perché ha passato col gol di Provedel. È possibile? Prego, Chiariello, scusami, ma... Non penso. È inutile che vi azzuffate così, perché è vero tutto e anche il contrario di tutto nel calcio. Contro Inzaghi ci sono una serie di argomenti che vanno accettati. 3 anni fa ha regalato uno scudetto al Milan, era suo. È fattuale. Ha regalato uno scudetto. Si è sempre detto che Inzaghi gli scudetti non li sa vincere. Con la Lazio stava dominando, è arrivato il Covid e è crollato. Con l'Inter era più forte, era la squadra più forte, poi c'era il Napoli di Spalletti e poi c'era il Milan. Crollarono sia l'Inter che il Napoli. E io criticai anche Spalletti perché nel momento topico si mangiò lo scudetto. L'Inter a Bologna si è mangiato lo scudetto. L'anno scorso ha avuto culo agli ottavi, va ricordato, ma per arrivare fino in fondo il culo ci vuole sempre. La stava a portare a casa la finale, Umberto. E stava per portare a casa la finale, quindi ha fatto una competizione meravigliosa. In campionato Ciccione c'aveva la gola qua. 5 sconfitte in 10 partite, non si è scritto l'anno scorso. Quest'anno finalmente vince il titolo con grandi meriti, perché l'Inter non solo vince come fa la Juve che vinceva ma annoiava. L'Inter sta anche divertendo e questo va detto. Mi ricordi quante sconfitte ha fatto in 10 partite, Umberto? Chi? L'anno scorso? Sì, l'hai appena detto. 5 in 10. Cohen. All'inizio campionato, 5 in 10. Io voglio dire una cosa perché ho sentito Ale dire sta facendo il suo perché sta facendo il minimo. È la squadra più forte. Questo ancora credere nello scudetto quello. Sì, Simone fa la tabella, aspetta, mentre si è persa la tabella, vai. Vai Luca, vai. No, io ho sentito Ale dire che l'Inter ha fatto il suo perché è la squadra più forte. Io ripeto, in questa estate nessuno dava l'Inter per lo scudetto. Oggi diciamo che è la squadra più forte. No, ragazzi, ma vi ricordate da dove veniva? Di quello Inter-Napoli si parlava. Esatto, Umberto, ma il Napoli, vi ricordate cosa aveva fatto la stagione precedente? Nessuno si aspettava che oggi quest'anno il Napoli non partecipava. Io conoscevo Garzia, quando ha annunciato Garzia dico Napoli. Guardate, io ci ho conservate le griglie di tutti i giornali e i siti importanti. Io parlo per la me. Prima griglia diceva Inter Napoli, sulla seconda griglia venivano messe addirittura Milan e Roma, la Juve partiva in terza fascia addirittura. Senza conto. Io parlo per me, io mettevo Inter e Juve. Io avrei Milan a Napoli. Perché conoscevo. Io sono l'unico nel pluriverso che ha scritto a fine giugno. Però voglio dire questo. Fabio, c'è star video. Pure io ho messo. No, mi fai ridere. A fine giugno, senza mercato, tu mettevi già l'intercampione. Voi pensavate che quindi un'analisi a cazzo. È quello che c'ha, non era una squadra. Un'analisi dove non hai ancora capito. Non hai dato la Roma. Una alla volta. Ma cosa vuol dire? Ma tu a fine giugno puoi dire che l'Inter avrebbe vinto lo scudetto dopo. E allora stai facendo una roba a cazzo di cane. Non hai ancora capito cosa vuol dire fare il mercato e consolidare un gruppo. Poi te lo spiego. 100 volte. Ma Rotta ha fatto un lavoro eccezionale. Fatemi sentire Ale. Campionato sontuoso da parte dell'Inter, giusto? Siamo tutti d'accordo, ma anche sontuoso per demerito delle altre, un pochino come il Napoli lo scorso anno che fa un campionato strepitoso, ma anche le altre veramente hanno fatto un campionato l'altro anno imbarazzante e stanno uguale, però bisogna dire
grande lavoro secondo me soprattutto sul gioco e sulla fase difensiva. L'Inter prende pochissimi gol e tutto quanto in campionato, però ragazzi le coppe male, le coppe l'Inter arriva secondo nel girone di Champions League, dove... perché quando tu pensi alla seconda stella sei mentalizzato su quello, questo non lo pensi. Però è fattuale, però... secondo il girone di Champions League esce agli ottavi con l'Atletico Madrid, che comunque è la quarta, credo forse Spagna, terza, quarta, ma anche quest'anno la quarta di Spagna, e poi esci a ottavi di Coppa Italia col Bologna. Attualmente è quinto l'Atletico. Cioè, attualmente è quinto l'Atletico. No, per l'ultima sconfitta è quinto. Perché ha vinto il Bilbao. Barcellona, è possibile. Tre gol al Barcellona, ha preso ieri. Ha messo 3-0, gol di Lewandowski e doppio assist in casa. Vabbè, però ragazzi, prima sconfitta stagionale in casa, non avevamo perso. Allora, è vero che è campione. Poi voi dicevate che l'Atletico era più forte del Barcellona, non c'è confronto. Secondo me rimane più forte l'Atletico, però. Ma noi ci basta quello che ha fatto l'Atletico mercoledì. Ma noi basta quello che devono fare, l'hanno fatto mercoledì. Ma noi ci basta così. Fatti finire, Ale. Comunque è vero che il campionato è sontuoso, però le coppe un po' così. Adesso vediamo se noi non gli verrà il braccetto del tennista a Simone Inzaghi. Però c'ha 14 punti, c'ha 14 punti, mamma mia. No, il vantaggio è troppo. Chi dovrebbe dire? Vabbè, arriva quest'altro con le sue tabelle, farlocche, vabbè. Andrea, lasciate l'Europa League, può essere che avete qualche esperienza. Ma guarda Ale, ti dico, preferisco lasciarti l'Europa League, ma poter continuare a sognare lo scudetto che arrivare in fondo in Europa League. Ma che voi sogniamo a battere, affanculo. Dovete fare 9 vittorie consecutive. 9 vittorie, no, in realtà basta... 8 vittorie e un pareggio. 9 vittorie. Possiamo andare con la tabella, Faina? No, prego con la tabella. Poi abbiamo sbagliato. No, ma no, ma basta tabelle, prego. Abbiamo la tabella. Calma, silenzio. Allora, partiamo con calma. Prima giornata, Fiorentina Milan. Il Milan può vincere, chiaramente. No, però leva sta merda, me la devi fare dai Ale Mood, forza, su. No, aspetta, l'analizziamo da qui. È ma questa che la analizza? Dai Ale Mood, ma che vuoi analizzare, cretino? Che allora, vuoi analizzare? Una cazzata. Merda. Fiorentina Milan, vittoria Milan. Inter Empoli, pareggio, ci può stare, state vedendo l'Empoli. Non è una squadra che non può pareggiare a San Siro. L'ha già fatto l'Inter. Ma l'ha già fatto l'Inter. Ma ragazzi, ma ci ha già pareggiato l'Inter in casa con l'Empoli. Potrebbe pure perdere. Secondo me potrebbe pure perdere. No, ma perché per voi il problema di quella tabella è fammi capire, il Milan a Firenze è più facile che l'Inter. Io penso che dentro l'anfiteatro. Vabbè, ma se questa, se criticiamo la prima partita, non ci arriviamo alla fine. Ragazzi, però una volta, se non si capisce. Scatola cranica, c'è un anfiteatro di caccole questo. Che hai detto, no, scusa Milan, Inter Empoli, chi ce l'ha peggio la partita? No, ce l'ha chiaramente peggio il Milan, ma il Milan di questo cioè, il Milan di questo periodo secondo me con la Fiorentina può vincere a Firenze. Però prego, finisca. Milan Lecce, si possono fare 3 punti, no? Siamo d'accordo? Sì. Milan Lecce, vittoria del Milan, Udinese Inter, vittoria dell'Udinese. Sembra una follia. Ma come è possibile? Cioè tu le vinci tutte, quegli altri pareggiano. Ma l'Udinese si deve salvare, oh. Ma l'Udinese si deve salvare, ma come cazzo fai? Raga, ma l'Udinese gioca un bel Calcio. Ma Luca, non ha il pudore di non scrivere. Non ha capito, Roberto, quello che ha fatto la tabella è quello che ce la sta raccontando. Intervenga, questo è sotto, non ha capito. Umberto, quello che ci ha fatto la tabella è quello che la sta a legge. Sì, sono io. Sì, non ho capito. Concluda, Ene, su. L'ha fatta così, naturale. È proprio naturale, è così. La gente parla. Ma perché vuoi far sputtanare contro Calcio con Si fermi. Sassuolo-Milan, vittoria del Milan. Vabbè, ci può stare. Inter-Cagliari, vittoria dell'Inter. Io l'ho regalata la vittoria, Che cazzo volete? Milan Inter, chiaramente. Questa è la più irreale, sentite, il Milan che vince il derby è la più comoda. Vabbè, ho capito, il Milan lo deve vincere il derby. Potrebbe anche stare in un derby, la statistica no, però vediamo. Juve Milan pareggio, perché secondo me il Milan con la Juve a Torino non vince. Inter Torino X. Per me può vincere. Inter Torino X. Milan Genoa. Tu stai dicendo che il Milan in 9 partite le vince 2. Ma veramente? È assurdo. Certo. Sì, ma aspetta, finiamo.
poi perde con Verona, Inter e Udinese. Milan Genoa. Milan Genoa, 3 punti del Milan. Milan Genoa. Fatemi finire la tabella. Milan Genoa, 3 punti del Milan, chiaramente Sassuolo Inter, 3 punti dell'Inter, chiaramente perché Sassuolo è una squadra imbarazzante. Milan Cagliari, vittoria del Milan, Frosinone Inter X. Il Frosinone quest'anno ha pareggiato con tante big quest'anno il Frosinone in casa. Io ti do un consiglio. Ma con chi stai scherzando? Cancella sta cosa che dopo Bergomi con questa te c'è per culo per 6 anni. Ma sono serissimo. Ha già fatto la foto. Bergomi ha già fatto la foto mentre eravamo in onda. Ha fatto la foto. Torino Milan. Dovrei cercare, Enerix. Vittoria Milan, chiaramente. Inter Lazio X. No, ma è incredibile. Chiudiamo no, con Milan Sassuolo. 3 punti per il Milan. Verona Inter, vittoria del Verona. Io direi che in questo caso si può andare con l'inno perché il Milan chiuderebbe 87 punti e l'Inter a 86. E andiamo con l'inno! Io ti do un dato. L'Inter neanche volendo farà meno dei 90 punti del Napoli. No, ne fa meno. Ne fa di più. Anche se mette il freno a mano tirato arriva a 90 punti facile, ragazzi, ma stanno veramente perdendo qualsiasi certezza. Ma l'avete vista l'Inter di ieri? Ma vi sembra l'Inter delle prime 29 giornate? Tutti fanno ironia sulla tua tabella, però intanto tu puoi farla la tabella, Umberto può farla matematicamente, no, non può chiaramente farla. Non può farla, io sei mutato farla Ale. Io posso fare la tabella per il quinto posto, no, a me non sono mica scemo. Scusate, io ho visto la tabella. Fatemi sentire Ale. Ho visto la tabella. A essere ottimista, il Milan può fare 9 vittorie. Ottimista. E l'Inter 15 punti, perciò non gliela fate, Andrea. Sì, però Ale, sai cosa mi fa ridere? Che senza i 2 punti a Verona, senza i 2 punti a Genoa, senza i 2 punti in casa col Genoa, ti ho preso le tre più eclatanti. In questo momento il Milan era quali tuoi bastardo? In questo momento il Milan era meno 8 dall'Inter con un derby da giocare. Cioè tu capisci perché fa schifo il calcio italiano? Tu a Genoa ne vogliamo parlare? Sì, e vogliamo parlare di quelli che mi hanno rubato, una squadra che ha perso una partita su 30. Ma che cazzo me ne frega, Ste? Ma se poi quelle che deve perdere, ma se poi quelle che devono perdere non gliele fanno perdere, ma se quelle che devono perdere non gliele fanno perdere, se permetti poi mi cazzo. Il ragionamento che la tabella che 5:30 domani, fai. Questa tabella è la più divertente. La tabella che ha fatto, sì, però la tabella, scusami Umberto, la tabella che ha fatto Enerix è la tabella di un matto. Ma lo so, del Milan. La tabella lì, lasciamoglielo perdere, è un suo giochetto, ci vuole credere. Però il ragionamento che fa dopo Enerix è sbagliato. Perché è vero che noi siamo di fronte a una squadra fortissima, che gioca bene, che macina punti, però gli aiuti sono stati evidenti e quegli aiuti influiscono sulla distanza che c'è adesso tra il Milan e la distanza, distanza crea pressione. Non ci possono stati quegli aiuti e cominciamo proprio da Napoli, Chiariello, dai, abbi pazienza, quella serata lì non è una serata 3-0. Pittura di Ottica. Chirico. Allora, un secondo che tra l'altro Stefano mancano 26 sub alla mezz'ora e io la voglio perché non parlo fino a quando non mi fate esprimere il concetto. Prego, ti stavo facendo esprimere, in più ti ricordavo la cosa delle sabbe, non fare il permaloso, se no te caccio. Prego. Se mi caccia, se allora si mette al paro dietro. Prego, vada. Tutta sta diatriba, tutta sta pantomima, sta fantasy story per una partita che ha sbagliato, ha perso in coppa, ha perso le certezze, stanno a fare. Quella in coppa non è una roba tanto da poco, Ma capito, ma posso sbagliare? Mi possono prendere per il culo. Dicendo noi il nostro obiettivo è la seconda stella. Io ho sentito Simone Inzaghi dire dopo la finale persa di Istanbul: abbiamo la convinzione di poter arrivare in finale. Ma almeno loro qualche convinzione ce l'hanno. L'anno scorso una finale l'hanno fatta. Te che stavi a fare l'anno scorso in finale? Ma non parlare della Juve. La Juve è una squadra in crisi. Tutti che la Juve, però tu devi mettere a capo dell'altro.
schifo in questo momento la Juve. Così, Marcello, poi critica... scusa un attimo, zitto, ne Fabio, parla col pappagallo, senti a me. Ah, Marcello, senti una cosa, abbi pazienza. Cioè, tu critica la squadra dell'arti, ma tu non ne vuoi parlare. Che cazzo significa? No, tu ti fai paragoni, tu ti fai paragoni con quello che è stato. Questi hanno perso una partita sola in campionato. Certo, ma io non è che non voglio fare paragoni. Non ho detto questo, Asso, non ho detto hanno questo, perse due comunque. Fare paragoni, che non voglio parlare della Juve. La Juve però è 3 anni che non vince niente, ma per dei motivi di strutturare. Allora, mi sembra che i tifosi dell'Inter sono 3 anni che ogni anno alzano una coppa, 2 coppe, 3 coppe, poi quest'anno scudetto. Ma l'hanno sempre avuto però la squadra più forte, loro hanno sempre avuto la squadra. Simone Inzaghi non è stato in grado di fargli vincere più che delle pento. Io ti ricordo che il signor Marotta fa i mercati con 10 euro... spende 10 ore a stare il signor Marotta, tutte scorte che il cinese è sparito. La Juve manco ha fatto mercato, ha comprato UEA. Ma non è il problema della Juve, se l'Inter c'è un direttore sportivo che con 10 euro a sessione te rende sti Inter qui, tu devi dire chapeau, non te va di a Juve, non ha fatto non ci siamo capiti. Io ho detto che l'Inter è forte, aveva già la squadra forte, quest'anno l'ha potenziata notevolmente, l'ha migliorata, è migliorato anche Simone Inzaghi perché ha fatto tesoro dei suoi errori e quest'anno ne ha fatti un po' meno, e l'Inter è forte, io non sto togliendo niente all'Inter, però il discorso che faceva Ener non possiamo evitarlo, cioè il discorso VAR non può essere evitato perché fa parte di tutto questo. Il vantaggio dell'Inter di 14 punti è maturato grazie anche agli errori del VAR. No, io mi dissocio da quello. Così, Damiano, ma è così, ma è così, ma è un dato di fatto, ma è un dato di fatto. Un messaggio del genere, tu dici scudetto condizionato dal VAR, abbi pazienza, no? Ma questi hanno fatto 3-4 con tutti. Ma non ho detto scudetto condizionato, ho detto classifica condizionato, perché l'Inter sarebbe comunque in testa, sarebbe comunque in testa, ma non con 14, magari con 6 punti. No, e soprattutto, Marcello, non di più. Ma soprattutto, Marcello, avere una distanza così ampia ti toglie anche pressioni. Se l'Inter in questo momento del campionato fosse a 7-8 punti con un derby da giocare, le pressioni sarebbero diverse, i risultati sarebbero diversi. Adesso vado a prendermi tutti, e adesso vado a prendermi, domani ve lo porto. Vado a prendermi tutti i possibili errori possibili. Vediamo quanti punti sarebbero. Perché non sono i tuoi errori, Marcello. Perché secondo te ogni partita dell'Inter stanno 20 errori a favore dell'Inter. E chiaramente non sei credibile. Non sei credibile. Ma perché tu non sei credibile? L'Inter è una partita, ma cosa stiamo parlando? Tu sei credibile. È oggettivamente non credibile. Tu sei letto e tu sei credibile. Non me so la io so anni che dico sta cosa. Io sono anni che dico sta cosa. Scusate ragazzi, Napoli, ha fatto Stefano, comunque aspetta, Stefano, dammi così per dire, visto che fa il fenomeno, visto che fa il fenomeno, un attimo, un secondo solo, ho preso due siti a caso, ok, che fanno la classifica eventuale senza errori arbitrali, entrambi i siti mettono 7 punti in più all'Inter, entrambi i siti, 7 punti in più. Esatto. Voglio dire una cosa a Stefano, al Milan quanti ne mettono in più? Zero, nessuno, né una né l'altra. Ma come nessuno? Mortacci, la partita del Genova, nessuno. Astruzione, lasciano il tempo che trovano, Stefano. Ma il Milan di clamoroso, c'ha il mali di Pulisic, c'è basta. Oh, questi dell'Inter, invece rigore contro la Lazio, no, Marce, quello non vale. E rigore contro la Lazio, va dormiva. Me l'ho dimenticato. Ma dormiva. Ma vai a dormire tu, me l'ho dimenticato. Allora, Enerix, chiedo scusa Augusto, che se no andiamo di corsa, tra l'altro non facciamo la mezz'ora se continuiamo così. Prego Asso, prima di Asso un secondo solo, perché ora parliamo di Acerbi e poi voglio parlare di tutto quello che è successo alla Juventus con grandissima novità su Massimiliano Allegri. Prego Asso.
Ma sì, cazzi, se ne annasse quell'altro certrone, intanto ci capisce. Sarebbe ora, sarebbe ora. Ci capisce, cazzo. Ma no, sì, sta ancora che volevamo fare. Questa è un'altra fantastoria. La Juve è una squadra di merda, tu dalla Tiago Motta. La Juve, vedi se è una squadra di merda oppure no. Sta fantastoria che la Juve è una squadra di merda e tutte stronzate annesse. Come ha fatto Mima del Napoli, che è un'altra squadra di merda, ma se scordiamo che il presidente che c'hanno un altro problema. La Juve c'è il problema da allenatore. Il Napoli ha tolto Kim. Fantasy storie che si raccontano, che sempre per dire. Scusate, sono nato Fabio Liverani. Meno male, tanto non hanno cambiato i 7-8, tranquillo. Poi devono trovare quello giusto per accompagnare gli Serie B. Torna Inzaghi. Fatemi parlare chi contro Carcisti. Meno 25. Fatemi parlare chi contro Carcisti, meno 25, raga, una mezz'oretta più, ma avrà anche il costettino, un mucchio di cazzate, almeno famo una mezz'ora di qualità. Gianni, possiamo fare una mezz'ora in più di qualità, mi affido a voi contro Carcisti, grazie. Allora andiamo sul Casa Cerbi, Ane. Sì, andiamo sul Casa Cerbi, Dani. Io non so, Paolone, onestamente, fino a quanto si sappia ad oggi, perché cos'è successo? Facciamo una piccola ricostruzione. È uscito il video di Juan Jesus che va dal quarto uomo, se non erro, Dami? Dall'arbitro direttamente. Va dalla penna a lamentarsi di aver ricevuto una N-word, diciamo così, da un altro giocatore, grazie, da un altro avversario, che dovrebbe essere Acerbi. Questo credo sia confermato. Oggi arriva la smentita da parte della gente che appunto dice che Acerbi ha negato in senso assoluto di aver detto quella parola. Acerbi che però viene escluso dal ritiro della nazionale. Non ha detto questo il procuratore. Ha detto che Acerbi continua a dire di non averlo detto. No, ha detto non aveva intenzioni, che è cosa diversa. Sei sicuro? Di non aver detto. Sì, ha detto non aveva intenzioni discriminatorie. Ma possiamo vederla sta dichiarazione? Sì, mo te la insomma, gli ha detto la parola, ma senza quell'intenzione, ecco, di no, vabbè, io ripeto, chiarire, così sotto chiarire, abbiamo così sono tutti buoni. No, vedi. No, l'ha detto, lui quella frase non l'ha detta. Aspetta. Il procuratore dice, lui quella frase non l'ha detta. Perché se me la dici e poi il procuratore dice non l'ha detta, che quello che dice Augusto, che non aveva intenzione di, lo dice il comunicato o presunto tale della FIGC. Io qui sono crudo 10 giornate che devi dare, io sono crudo proprio qua da Damiano. Ma non c'è dubbio, se cose del 2024 ancora con razzismo, al massimo ne ascendi a 8 perché si è scusato al momento. No, ma facciamo il giro. Devo dire una cosa. Il regolamento non lo prevede. No, devo dire una cosa, però. Se i tifosi prendono il DASPO, poi si scusano, perché ci sono state le scuse anche dei tifosi, ma il DASPO rimane, le giornate non vanno scontate per le scuse. Cioè, se c'è una squalifica, c'è quella. No, ma c'è la squalifica, ma non si sta la diminuzione. L'articolo 28. Quante giornate mancano alla fine? 9? 9? Sì, 9. Te le fai tutte. Ma guarda, prevede 10 giornate di squalifica o una squalifica a tempo determinato, che può essere un mese, due mesi. Acerbi andava già squalificato dopo Inter Roma, dove andava squalificato. Non dovrebbe giocare più per tutto il campionato. Ma Inter, ve la ricordate Acerbi cosa fa con la curva? Ve lo ricordate o no? Quello che dico io, no, a Marcella, te faccio subito parlare mia. Ma sto cazzo da Acerbi, no? Cobisse che squadra? Dumfries, Turam. E quello gli va di una cosa del genere, compagno, capito? Allora, secondo me, aspettate però, perché secondo me dobbiamo fare tutti una premessa. Non l'ho giustificata, mia. No, ma che vuoi giustificare? Aspetta, sentimi parlare però. Cioè, questo non è un processo, ok? Quindi noi realmente ad oggi non abbiamo un video in mano dove vediamo quello che è successo, ok? Io non penso che Juan Jesus sia un pazzo, cioè io non penso che Juan Jesus onestamente faccia... Ma non è la prima volta pure che Juan Jesus dichiara queste cose. Ma io infatti non è che so di che Juan Jesus si è inventato tutto, ci mancherebbe, però... Non abbiamo al momento, come non lo ha la federazione, l'Inter vuole parlare col giocatore. La federazione che c'entra con quella decisione che ha preso la federazione? Cosa c'entra la federazione? Che ne sanno loro? No, aspetta, ti sto dicendo. Io dico semplicemente che se, e giustamente dobbiamo mettere il se, perché nessuno qui sa
cosa realmente è accaduto, possiamo solo immaginarlo, perché Juan Jesus, perché la reazione che ha avuto, perché le scuse a fine scusate, quello che ha detto Juan Jesus a fine partita, che Acerbi si è scusato di qua e di là, eccetera eccetera, possiamo immaginarlo, no? Ok, perfetto. Quando verrà appurato questo, se Acerbi ha detto una cosa del genere in campo, è chiaramente giusto che venga squalificato. Io mi trovo d'accordo anche con quello che dice Cohen, perché Cohen che dice: se lo fa un tifoso, pia Erdaspo, 5 anni in ponda allo stadio, se lo fa un calciatore, so 9 giornate. Ecco, quindi chiedo ad Augusto. Augusto, cosa dice, non so se lo sai, nel merito il regolamento sportivo? 10 giornate per offese che riguardano sesso, vabbè, tutti argomenti. Una cosa, però, come fai a sapere che ha detto sta parola? Cioè, come fa? Penso ci saranno dei video. No, però io credo che la ricostruzione debba essere tramite testimoni. No, ma penso ci sarà un video pure, Augusto, credo, no? Ma video di che? Come ci fa star video? Vabbè, ci stanno 70 telecamere, scusa. Ma anche inquadrano i giocatori tutti. Io credo che ci possa essere. Io credo che quello che dice la penna non è uscito fuori con nessuna dichiarazione, e questo è anche sintomatico. Furbescamente sta aspettando di capire se qualche telecamera l'ha beccato o non l'ha beccato, perché allora, ci sono 18 telecamere. Sì, però Umberto, in quella partita lui non vuole essere smentito dalle camere, per cui gli hanno detto: state zitto, vediamo se la passi liscia. Perché se non trovano nessuna immagine dove... Ma scusate un attimo. No, però Umberto, attenzione. Puoi smentire. Se però invece ti beccano, Umberto, la linea è un'altra. Attenzione Umberto, perché lui sta aspettando di capire. Però questo è un processo alle intenzioni, Umberto. E perché non è uscito subito fuori? Gli è stato chiesto di parlare, perché non l'ha fatto? Ah, perché evidentemente non è il caso di farlo subito. No, però scusate, parliamo di questa cosa qui, scusate, allora. Secondo me lui sbaglia a far replicare al procuratore. Che c'entra il procuratore? Juan Jesus ha parlato personalmente, non ha fatto dire al procuratore. Ha detto una cosa, ha accusato espressamente, esplicitamente Acerbi di avergli detto quella parola. Allora, scusami, Juan Jesus è un bugiardo, io non ho mai detto una cosa del genere in campo a lui. Invece fa parlare il procuratore che dice, come dice giustamente Augusto, non voleva dire, non voleva fare. Ma scusate, allora c'è stato. Però aspetta un attimo, leggi le robe, se non dire cazzate. Pastorello ha detto, lui a me ha detto che non lo ha detto. Ma perché non lo dice pubblicamente? Ma perché lo deve dire a Pastorello? Perché non lo dice Juan Jesus? Ma non ti faccio pubblicamente. Quello su quello sono d'accordo con te, ma non dire però robe che non ci sono. Fabio, però non lo cazzo. Io dico quello che lo leggo. Ma Spalletti non lo mandava dal ritiro, se gli diceva: guarda, che non ho detto niente, te lo giuro su mia mamma. Spalletti, perché non lo convoca? Dai, abbi pazienza. Acerbi sta zitto, è un'accusa così grave. Io personalmente, se non ho detto del come ha detto Enerix, io non ho niente di cui vergognarmi. Io non ho mai detto una cosa del genere. Invece sta zitto a parlare Pastorello. Che c'entra Pastorello? Ok, hai ragione, sono d'accordo con te, però quello che hai detto prima non è vero, perché Pastorello Cosa ho detto prima? Che Pastorello ha detto che Pastorello ha detto... No, sei sbagliato, Pastorello non ha detto una cosa diversa, è il comunicato della federazione che dice così, hai ragione tu, è così. Però leggiamo... Acerbi mi ha detto che non gli ha detto quella parola. Mi sa perché è andato in ritiro, ha parlato con Spalletti... Con la federazione è confessato, meglio che vai a casa. Tra l'altro, allora di Napoli, infatti. Però scusate, secondo me allora. Scusate, ma voi però confondete processo, i fatti con le idee, i fatti accadono, le idee si discutono. Io vi porto i fatti e li confondete con le idee. Vi consiglio di tornare sui banchi di scuola. Allora, secondo me questo è chiaro. Prego, Augusto, andiamo avanti. Hanno un valore relativo, perché poi una roba fattuale da una roba che si discute. Ci sono le norme. Aspetti, maestro, un attimo. Secondo me, per quanto riguarda il processo, ignoranza o meno, comunque l'indagine credo che sia stata fatta con chi era in campo, prima di tutto per aver sentito credo Juan Jesus e poi anche l'arbitro, perché poi l'arbitro richiama Acerbi e magari se in quell'occasione l'arbitro ha sentito che ci sono state delle scuse,
Se tu non dici una cosa, non è che ti scusi di fronte all'arbitro, onestamente. Ecco, quindi anche la testimonianza del direttore di gara. Gusto di Acerbi che si sì, di Acerbi che no, si no, quindi secondo me se c'è anche una, cioè la penna poi dialoga con Acerbi e Juan Jesus e là qualcosa si dicono e qualcosa il comunicato della federazione dice che è emerso poi, che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio, razzista, cioè gliel'ha detto così, come dire, ma sì gliel'ho detto ma non per offendere, non per offendere, ma poi però gliel'ha detto, però gliel'ha detto. Ma poi cosa... scusami Agu, perdonami se... perché poi la chat sgrava e non è neanche giusto. Sì. Allora, un episodio razzista non fa di te un razzista, ok? Può essere qualcosa che ti scappa sul momento perché per tanti motivi, ok? Ma non fa di te un razzista. Se tu dire l'esempio non chiaro, ti deve scappare. Chiaro, infatti va punito, ma scrivere Acerbi è un razzista di merda, Acerbi è un razzista, è una stronzata. Io non credo che Acerbi sia un razzista, ma gli è scappato un epiteto razzista. Certo, esatto, sì, e deve pagare se è successo, chiaramente. Non demonizzo Acerbi in generale. Ha fatto una cosa grave nel giorno della lotta al razzismo, tra l'altro, ha fatto una cosa grave e la deve pagare, punto. Secondo no, me aspetta un attimo, se Acerbi ha detto una roba del genere nel marzo del 2024 davanti al mondo in Serie A con i suoi compagni, non si può scrivere ormai Dennis. Siamo in una società dove siamo veramente chat tutti, per favore con le parole tutti, grazie, siamo veramente tutti vicini e quindi tutti fratelli, io ho due figli, sono entrambi stranieri, io dico che Acerbi deve essere daspato e no, mi spiace, io non sono per le 10 giornate, lui no, deve andare stanno, e deve farsi un anno fuori, ma ci sono dei precedenti, no no no, scusate, ma c'è il regolamento, noi stiamo a se viene accertato quello che è successo e ha detto quella parolaccia, quella parola infame davanti ai suoi compagni con cui condivide tutto, deve essere daspato come un tifoso, punto. Non ha torto. Punto! Il tifoso fa un anno fuori e questi qua bastardi in campo non esiste con i compagni con cui è uno dovrebbero menarlo. Ora, però dico, voglio sapere una cosa. Come la pensi? La Juric che dice italiano ti taglio la gola. Pure lì. Juric che dice italiano ti taglio la gola, piglia 2 giornate, mi pare. Se lo ha detto è uno schifoso e ha fatto una roba che dove si deve vergognare, sai perché? Perché è anche grande. Però prima dicevo che tutto questo cinema, io vorrei chiarirlo, cioè no, l'ha detto però cazzo. Perché uno dice non lo ha detto. Sportiva, la chiarezza dell'episodio. Dire, l'arbitro farà un referto? Oltre la giustizia sportiva. Non può chiuderla lì l'arbitro. Ma l'arbitro l'ha sentito o no? L'arbitro, sì, ma l'arbitro non può chiuderla lì. Se l'avesse sentito lo doveva espellere. Appunto, l'ha sentito. Sì, ma dopo li ha chiamati. A me non interessa, Fabio. Ma non può cacciare. Fabio, a me non interessa. A me interesserà sapere, oltre alla giustizia sportiva, che cosa farà l'Inter nei riguardi del calciatore. Perché l'Inter c'è un programma di lotta al razzismo lì. Fabio, bisogna capire l'Inter che cosa fa. Io riguardi del suo l'Inter non puoi dire no, anche la nazionale per gli europei, Bravo, l'Inter non puoi dire nulla perché nel frattempo l'ho escluso dalla tournée. Quanto è stato escluso adesso? Ragazzi, non esageriamo. Sti processi eccessivi, ragazzi, mi sembrano veramente... No, allora, ragazzi, secondo me c'è una differenza tra quello che fanno i tifosi e quello che fanno... Esatto. Che è peggio quello che fa Acerbi, come pubblico ufficiale. Ma in campo si dicono di tutto, Fabio. Perché un conto è che tu il gesto lo platealizzi. Mi sembra Prodi oggi, Augusto. Lo platealizzi, ma poi ci sono delle regole e delle norme che lo codificano in maniera differente. Non l'ho fatto io, lo fa il regolamento. C'è un articolo che lo codifica in una certa maniera, che la norma è prevista è di 10 giornate. Se lo avesse fatto col microfono davanti alla curva oppure in piazza, avrebbe preso il daspo. Sono due cose differenti, quindi ecco, quelle, cioè, già il regolamento le norme sono diverse, ecco. Il regolamento poi ti dice che lui può andare come un minimo di 10 giornate, attenzione, non è che la pena massima è il minimo di 10 giornate, è una squalifica a tempo. Squalifica a tempo che potrebbe attenzione, essere pure un... però lui non è che ha detto quella parola di cacca e compagnia. No, esatto. Non ha detto ha usato un termine denigratorio. 10 a salire.
Esatto. Ha detto una parola che è infame, okay. Ma una. Ok, quindi secondo me da quel punto di vista il regolamento si seguirà quello che è il regolamento in base a quello che sarà appurato o meno. Per i metodi per appurare, secondo me c'è la testimonianza di Juan Jesus, la testimonianza dell'arbitro o di qualche altro giocatore ed infine credo che verrà ascoltato anche Acerbi e vediamo. Ah. No, esatto, esatto. Non ha detto, ha usato un termine denigratorio, 10 a salire, esatto. Ha detto una parola che è infame, okay. Ma una. Ok, quindi secondo me da quel punto di vista si seguirà quello che è il regolamento in base a quello che sarà appurato o meno. Per i metodi per appurare secondo me c'è la testimonianza di Juan Jesus, la testimonianza dell'arbitro o di qualche altro giocatore ed infine credo che verrà ascoltato anche Acerbi e vediamo. Tornando al fatto di perché Acerbi non si difende, secondo me c'è un episodio similare che corrisponde alla lite Ibra-Lukaku, la ricordate quando ci fu la confusione tra Donke e Monke? Ecco, lì Ibra disse subito di non averlo detto, qui invece c'è questa non chiarezza, l'ha detto, non l'ha detto, che un po' non pone a favore da Acerbi, ecco, come linea difensiva, secondo me. Ma diciamo che... Mi permettete una ricostruzione rapida in modo che riportiamo il problema per come sta. Juan Jesus non è che ha aspettato la fine della partita, è andato davanti alle telecamere e ha detto sono stato insultato con termini razzisti eccetera. Juan Jesus è andato dalla penna a lamentarsi di essere stato insultato con termini razzisti. Gli hanno chiesto dopo, cioè, cosa hai detto alla penna? Perché la labiale di Juan Jesus è molto chiaro. Sì, si capisce, sì. Si capisce. E gli hanno chiesto, e lui ha minimizzato, perché ha detto così, mi ha dato questo termine, però poi si è scusato, è un bravo ragazzo, è una roba di campo, per me si chiude qui. Purtroppo per Juan Jesus, che la vede dal punto di vista del calciatore, non può chiudersi così, perché non basta scusarsi e non sono cose di campo, sono cose che vanno punite. Ma Juan Jesus l'ha messa in questa... Ma perché contesto. Umberto, il discorso è che secondo me non è la prima e non sarà l'ultima volta che succede in un campo, diventa gravissimo dal momento in cui ci sono delle telecamere, lo dimostrano, Juan Jesus giustamente si lamenta all'arbitro e quindi diventa un non aver dato l'esempio in una giornata così importante indossando determinati simboli, ok, e di conseguenza esatto. È giusto che venga punito, ma è chiaro ragazzi che succede sicuramente in un campo da calcio, succederà, è successo e succederà spesso, ciò non vuol dire che non sia grave, ok, ma da qui a dire Acerbi sei un pezzo di merda, sei un razzista del cazzo, fai schifo, passa un mondo. No, non è un razzista, però l'anomalia è che lui tace. Marcello, perché gli è stato consigliato quello, magari, non lo so. C'è un precedente al Milan, faccio nomi e cognomi, Cosimo Lapadula, ragazzo napoletano, che era un grande calciatore in pectore. Lui giocava in coppia con Cutrone nella primavera del Milan, era considerato un fuoriclasse a livello primavera, nazionale, eccetera. In un derby contro l'Inter, vince il Milan 6-1, lui al difensore dell'Inter lo irride e lo chiama nero con la G, D, eccetera. Viene beccato, dopo succede la rissa, viene beccato, prende 10 giornate di squalifica. A fine anno il Milan lo allontana, da grande promessa del calcio, quest'oggi non gioca titolare manco in promozione, tanto lo shock che ha subito ad essere uscito dal grande calcio. Prese 10 giornate di squalifica per aver riso un difensore nero dell'Inter con questi termini. E uscì su tutti i giornali questa storia. Purtroppo in campo succede, la gente si gioca le carriere per una cosa del genere. Ma poi Acerbi ultimamente a Roma col dito medio verso di quella roba lì anche e quella roba lì non è accettabile, no, secondo non me è accettabile. Un professionista
dell'età poi di Acerbi nazionale, un fatto, chat, un campione, comunque, non campione non è accettabile. Campione, adesso usiamo, non abusiamo di sto termine campione con tutti. Campioni sono campioni. Un giocatore di primo piano, un buon giocatore che sei nazionale. Campioni sono altri. Ronaldo, Messi, chiedo scusa ragazzi, siccome mancano 10 minuti, la mezz'ora non si fa oggi perché mancano 21 sub e non sono arrivate, andiamo velocemente sulla partita della Juventus. Dai. Prego. Andiamo Eric. Sulla Juve. No, ragazzi, le notizie ne do. Mezz'ora non si fa. Perché vuoi parlare di... Neanche della Roma, della Lazio. Mezz'ora ne la facciamo, che devo fare? Ci stanno due settimane per parlare. Vuoi chiudere con Dario Argento e con l'horror? Io, ragazzi, posso dire che ieri ho guardato la partita con un procuratore molto importante e... Grazie, Luca, grazie, Paniche. Avrei un po' di cose da raccontare, però bisogna sabbarsi perché sennò, ragazzi... Prego, andiamo sulla Juventus, dai. Oh, ci sta che un giorno ne fanno, facciamo andiamo, due giorni. Andiamo sulla Juve. Certo. Finché c'è Chirico, Chiariello... Grande Amazon. Ma vedi di andare insieme a Cervi. Non mangiate KFC. Ok. Ma pure gli highlights dobbiamo vedere questa. Ma tanto cosa c'è di sta partita? C'è niente in sta partita. Ma è finita 0-0, vero? Sì, 0-0, niente c'è. Antonio le donne! Non ci accanna mai, Antonio! Grazie, amico mio. E allora sono 16 le sub che mancano. 9 minuti. Meno 9 minuti. Vedigna si isola un po', c'è Retegui che può ricevere e riceve al limite. Retegui con il destro, violento, non trova lo specchio. Grazie, faccio un appello ai neroazzurri interisti perché ho tanto tanto che mi hanno raccontato. Carlo Bus! Carlo, vattelo per l'Inter che vi do un bel meno 10. Meno 10. Vi dico anche di Conte. Grazie, che non sa niente. Calma, dai. Alex Sarmenti. Che devi dire? Buona serata. Che devi dire? Cose che tu non sa notizie su Allegri e Conte. Ma che ne sa lui? Che ne sa lui? Barcaglione. Le sai tu. Io ne so, di sicuro ne so più di te. Io ne so molte più di te. Giurisci! Ma con chi parli tu? Arrivati. Dandre, grazie Caliste. Ci siamo arrivati. Grazie ragazzi, di Barella, di Dumfries. Bergomi, allora... delle tue notizie, non frego un cazzo a nessuno. Maestro, ho buttato fuori tutti gli altri tranne te. Ci interessa delle tue notizie, stai grazie, con noi, amico mio. Allora, un secondo che io devo salutare Umberto che deve andare via. Grazie, Umberto. Lo ritroveremo sicuramente. Grande competenza di Umberto. Sei un gigante, Umberto. Siete stati simpaticissimi e comunque ho scoperto Asso che è straordinario. Grazie Umberto, ciao, buona serata. Grazie ciao. Deve capire la cosa delle sub. Lortage! L'ha capita Chirico, la possono capire tutti, eh. Comunque, Enerix, visto che della partita c'è poco o nulla. Vabbè, vediamoli. Parliamo della vergogna di Allegri. Parliamo di Allegri e Teutino. Allora, aspetta che provo a cercare il video perché l'ho visto. Marcello, ma se tu fossi stato Teutino, che avessi risposto ad Allegri? Sarebbe stato non avrei risposto male, avrei risposto come Teutino, cioè che Teutino ha risposto benissimo. È rimasto impassibile. Ci fa self control. Mister Katz. Damiano, Mister Katz. A me non è piaciuto per niente. Non per niente. Mister Zark. Perché Katz l'ha chiamato? Mister Zark. Grazie, caro. Mister Zark. Mister Zark, siccome sono caldo, abbiamo Allegri. Mi stanno arrivando un paio di messaggi. Una ve la do. Tudor è arrivato a Roma. Igor Tudor è arrivato a Roma. Si appresta a firmare il contratto che lo legherà alla Lazio fino a
deve firmare ancora il contratto, Ciccione. Non mi di niente su Tudor, che l'ho detta per primo, guarda, con suo Ciccione. Già l'ha mandato. Sì, si è fatto Becker, sto caso, sì, tramite Becker. Viene, è arrivato a Roma. È arrivato a Roma, ha visto lui la mail, il cretino. È arrivato a Roma, si appresta a firmare il contratto che lo legherà, purtroppo per Augusto, la Lazio fino al 2025, giugno 2025. È un ottimo allenatore. Con un opzione ottimo per l'anno dopo. Andiamo, Igor. Andiamoci piano, ottimo allenatore, ha fatto la Juve, allenato il Verona, al Marziani, il Verona stava in Europa, dai, fa bravo su. È la Juve. Buon allenatore, ottimo fermi al posto dell'altro. Aina stupido, in confronto a Guardiola. Le mani nei capelli per la gestione. Vabbè, però Tudor è un buon allenatore, Augu. Accusa, non c'entra niente. Sì, ma no, per la gestione scellerata di questa società, anzi di questa proprietà, che è diverso. Questa proprietà di tutta questa. Vabbè, dobbiamo parlare di Allegri, poi parliamo, parliamo dei due. Andiamo su Allegri, poi andiamo su Tudor. Parliamo dei due Allegri, poi andiamo su Tudor. Allegri, poi andiamo. Ma Tudor non c'entra niente, ho detto. Allora non dare colpa a Tudor, grazie. Allegri e poi andiamo su Tudor. Prego. Tutto contento, per abbiamo risolto. Però i risultati non arrivano. Ma io faccio il politico, faccio l'allenatore. Però i risultati non arrivano. Quindi, in questo momento, in questo modo non stanno arrivando i risultati. Ma credo che saremo. Credo che saremo terzi in classifica momentaneamente. Lei sa come si fa l'allenatore? Aia. Io non faccio. Io non so come si fa il giornalista. Aggasato Allegri, eh? Infatti. Il pubblico ci sostiene, io cerco di fare il meglio per la squadra. Io non so, io non mi permetto che è meglio di mortarci. Uno fa le domande. Io e quello ti stanno facendo. Quello ti sta facendo Teotino. Allora, le domande. Fallo finire. Come mai in questo modo sono arrivati solo 7 punti nelle ultime 8 partite? Gli posso dire la stessa roba. Come mai nelle prime 19 partite abbiamo fatto 46 punti? Ma che risposta è? No, comunque sta in difficoltà, proprio Allegri. Sì, vale la stessa sua domanda. Lei mi faccio una domanda più intelligente. No, io esoneravo, io ho un allenatore che fate finire, ragazzi. Non riesco ad arrivare. Noi mi dispiace. Io siccome sono un allenatore che lavora per io sono un allenatore che lavora per la Juventus. C'è un obiettivo da raggiungere, mi dispiace che in questo momento non vengano risultati, però la squadra sta facendo il massimo, tutti stiamo facendo il massimo, poi sbagliamo, io sbaglio. Grazie Dani Mello. Però non è che possa andare dietro, cioè non sono mai andato, perché faccio le scelte per la squadra, poi dopo sbaglio. E noi stiamo cercando però, anche noi, insieme a lei, Allegri, di capire, no, di provare. Ma voi non dovete cercare, voi dovete fare solo delle domande, ma dovete capire voi, potete fare solo delle domande. Mamma se mi casa il mister. Ma toglimelo. Sentiamo Chirico un attimo. Poi voglio fare un attimino io un'analisi. Offensivo. Prego, Chirico, prego. Questa cosa è offensiva, Faina e tutti quanti. Cioè, non puoi dire denigrare una persona in quella maniera, ma sta facendo quello che tu chiedi, te lo sta facendo. Le domande. I giornalisti, io faccio il giornalista professionista dal 1992, ho sempre fatto le domande nelle conferenze stampa per capire. Tu non mi stai facendo capire niente, soprattutto non hai le risposte, perché noi facciamo le domande, tu le risposte non le dai, perché visto che dice il termometro della squadra ce l'ho io so le cose perché alleno, e allora siccome gli allenamenti non ci fate venire e non possiamo vedere tutto, tu ci dici che cosa hai captato, perché la squadra non rende di più come ha reso nella prima parte del campionato, ce lo devi spiegare tu, ma lui non lo spiega, anzi offende dicendo che noi siamo intelligenti. Allora Chirico, che il... Allegri abbia sbagliato, penso sotto l'occhio di tutti, no? Che è nervoso. È nervoso, gli erode, quello che te pare. Ha sbagliato, ha fatto una cazzata, perfetto. Ma non parla di calcio. No, ma ha assodato questo, Ale. Sentite il mio pensiero. Sapete di che cosa è figlia questa risposta di Allegri, caro Chirico? No, sai di che cosa è figlia? Purtroppo, lo dico veramente con un rimpianto dentro.
è figlia di anni e anni e anni e anni di domande apparecchiate, figlia di domande da 0 a 0 che tanti giornalisti sportivi fanno quando incontrano gli allenatori. Ci stanno certe conferenze stampa, Chirico, le conferenze stampa non se le incula più nessuno. Tu vai da un ragazzo, vai da un ragazzo di 20 anni e dimmi se si guarda una conferenza stampa. Non se ne guarda, però fatemi finire, però mi deve far finire, ragazzi, gli allenatori che non dicono più un cazzo, che hanno imparato a fare la comunicazione. Sei tu che non sei buono a tirargliele fuori. Ma che cazzo sei tu che sei un incapace. Sei tu che sei un incapace. Sei tu che sei un incapace. Come il tuo prediletto che fa 0 a 0. Perché i giornalisti sportivi come te fanno sempre 0 a 0. Non ti esponi mai. Non prendi mai una posizione. Cialtrone. Sei un cialtrone. Tu e tutti quelli come te sono protetti dagli uffici stampa. Fate domande da 0 a 0 perché se no ci avete paura. Che la prossima volta in conferenza stampa non mi fanno entrare. Su questo c'era Giordani. Fate sempre 0 a 0. Fate sempre 0 a 0. Fate mezza messa. Sono i giornalisti che sono protetti dagli uffici stampa. Sono gli allenatori che sono protetti dagli uffici stampa perché, come tu azzardi a fare due domande, e no, dobbiamo rispettare una domanda. Te cacciano fuori, sti cazzi, non ce vai mai, la fai fuori la conferenza stampa. Vedi, e tu l'hai fatto. La cosa che ti deve far capire di come Allegri sia stato un uomo in confusione, e io fossi stato Totino avrei detto una cosa, perché io l'ho subito sgamato, quando lui dice, beh, ma tu non sai fare l'allenatore, non so fare il giornalista. Quando lui ha detto, beh, però tu fai domande stupide, ha detto, senti, il giornalista sono io, questo è il tesserino, le domande le faccio io. Se no ti dico che tu alleni in maniera stupida, allora facciamo così, vale questo, caro Allegri? Questo io dovevo rispondere, perché se tu giudichi il mio lavoro, allora io giudico il tuo. Se la mia domanda è stupida, tu alleni di merda. No, ma poi questo io doveva dire. Che Allegri abbia sbagliato a gusto, sì, però dai, aspetta, io adesso ho fatto un po' di content guardate seriamente. Cosa no, qua. Però aspetta, aspetta, Augusto, seriamente, te voglio fare una domanda serio, no? Okay. Allegri sta la frutta, Damiano, a meretta. Quante volte lo diciamo? Io sono la categoria di giornalisti, no, quante volte lo diciamo, Augusto, in privato pure con Luca Coin, che sentiamo delle domande di merda e delle risposte di merda? Ma posso dirvi la mia? Posso dirvi la mia che faccio il professionista da 40 anni? Allora, scusate un attimo. Allora, distinguiamo, soprattutto io ho fatto anche politica, non ho fatto solo calcio. Io ho iniziato con la politica, l'ho fatta per 20 anni la politica. E anche lì ci sono quelli schierati e non schierati. Ah, Marcia, ma tu hai fatto tutta la vita tua, ma le donne ti sono piaciute durante la vita? Io anche per favore, andiamo avanti. Per favore, tanto mi faccio, ho una moglie, quindi bene o male. Adesso un saluto alla moglie di Chirico. Per favore, abbiamo chiuso. E mia moglie ha pure paura delle mie amanti, quindi stai zitto. Ecco. Allora, ascolta un altro, perché sono pelato, ma ho perso il testosterone, l'ho usato bene. Allora, ci sono dei bravi giornalisti e dei giornalisti. Ma non lo metto in dubbio, Marcello. Purtroppo nel calcio io ho frequentato le conferenze stampa politiche e le conferenze stampa sportive. Le conferenze stampa sportive, purtroppo, ho incontrato tanti tifosi, tanti ultra, tanta gente che fa le domande addomesticate perché gli va bene così, perché deve andare ogni volta in tribuna stampa, vuole avere le interviste, allora si addomestica. Poi ci sono quelli bravi, tipo Teotino, che fa le domande e alle quali non vogliono rispondere, alle quali ci sono gli allenatori che non vogliono rispondere. Allegri è una settimana, anzi più di una settimana, che in conferenza stampa gli viene chiesto, ma del tuo rinnovo, che ne pensi, ma pensi di andare al mondiale per club di farlo? E lui, oppure firmeresti in bianco in questo momento, ti ha incontrato la società, ogni volta lui cosa ripete? Io ho un tratto ancora di un anno e adesso sono concentrato su quello. Sempre la solita risposta, capisci? Perché l'allenatore vuole rispondere come vuole lui. Probabilmente sì, però, ha ragione, però qui su questo Augusto noi dovremmo incalzare. Ma qui c'è un altro problema, che l'ufficio stampa ti stoppa e non ti fa fare la seconda domanda. Pazienza, Marcello, ce li provi la prossima volta però. Ma tu, infatti ti ho detto, è 3 settimane? E alla continassa fanno ad Allegri sempre la stessa domanda sul contratto e lui svicola, perché non vuole rispondere, quindi non è colpa sua. Vai alla conferenza, Marcello? Eh?
tu vai alla conferenza quando la no parla. Io non vado, vado quelli del per il vabbè però potrebbe andare no però quello che dico io però Marcello perdonami quello che dico io è semplicemente che se ogni volta ci stanno domande normali, ok? Nessuna incalzante, perché Teotino fa la prima domanda incalzante da mesi, perché questa domanda gliela potevano fare la terza partita, che la Juve fa 7 punti in 8 giornate, alla terza partita qualcuno... Dopo l'Udinese gliel'hanno fatta, ma non è possibile che dopo Empoli, Inter e Udinese la Juve aveva fatto cosa aveva fatto? Un punto? Tra Empoli, Inter, Udinese, poi gliel'hanno rifatto una domanda che tu ti aspetti quando hai fatto pareggiato, ha fatto 7 punti. Ma lì le prepara, lì lo guarda, fai, non risponde, guarda che non gli hanno nemmeno detto perché poi diciamo che sulle TV nazionali sono un po' più soft rispetto che magari in conferenza stampa dove ci stanno i locali. Mi hanno nemmeno chiesto, io la prima cosa che gli avrei chiesto, se era un giornalista che fa Juve tutti i giorni, mister, ma ha pensato le dimissioni? Mister, ma la sente la fiducia della società? Mister, ma c'è un problema con lo spogliatoio? Si è rotto qualcosa? Perché queste sono le domande da fare. Ma gli hanno chiesto solo perché hai fatto 7 punti in 8 partite, ma che te dovevano dire? No, certo, però no, però queste qua, queste domande che hai detto gli avrebbero dovute fare, ma perché non le fanno? Ma non ti ha risposto nemmeno a sta domanda. Ma a Pioli, ma faccio l'esempio di Pioli per far intervenire Luca, che oggi Luca sta zitto, forse, non lo so, ci avrà un problema ai denti, visto che è andato dal dentista. Siamo 10, che cazzo fare? Manu interviene, allora saluta e vai da un'altra parte. Saluta e battano a fanculo, cosa? Bravo, bravo Azio. Ma rispetto, dicevo, per Tony, che quando non sa il Totter preferisce stare zitto e non è come Faina che dice cazzate. È quello che dico io, Cohen. Quante volte, Cohen? Ma questo qui lo pagate? Purtroppo sì. Dove no, no, prende due spicci. Ma Bergomi, ma che lavora al comune? Spese. Ma lavora al comune, Bergomi, qui. Un rimborso spese. No, Luca, quante volte, dai, onesto, diciamo in chat noi, ma che domanda di merda, ma che risposta di merda. E io questo ti sto dicendo. Io penso ma che guarda che io ho fatto le domande a Mazzari a questo fa parlare però ma ci stanno i giornalisti prego. Bravi e quelli meno bravi è prego. Normale dai Cohen vai vai, ma vai. Ma questo un po' di Lazio prego un po' di Roma un po' di Lazio prego Cohen concludo la radio decisione così ma la sintonizzo in macchina e che cazzo non fa radio prego non ancora perlomeno quello che voleva dire Faina secondo me è che Allegri non è che voleva difendere Allegri voleva, ma chi difende Allegri? Voleva dire che Allegri ha risposto così lui difende solo Inzaghi abituato a domande sempre molto accomodanti ogni tanto che gli si fa una mezza domanda un po' piccante non una domanda di sa che cosa una mezza domanda subito si innervosisce ma la stessa cosa succede con tutti è successo con Pioli quelle mezze domande che gli ha fatto Franco Ordine a cui mi inchino perché è l'unico che ogni tanto in conferenza gli fa una domanda scomoda e succede a tutti quindi a volte ha ragione Damiano sono i giornalisti che sono troppo accomodanti nelle domande appunto ma però su questo scusami su questo ha ragione Augusto perché se poi tu insisti a fare domande io l'ho notato questo che scomode chiamano il tuo giornale e gli dicono non mandarmelo più quello lì. Però non va bene, va cambiato questo mondo. Non va bene, bravo, ma è quello che sto dicendo. Chirico, guardi, io le consiglio un programma, non so su quale emittente, forse Enerix può ma aiutarmi. Lei mi date sempre del lei? Mi dà sempre ma perché del mi lei. Viene da darle del lei, mi pare va mio bene. Nonno. Allora mi dia del voi. Mi dia del voi, allora, se sono suo nonno, mi dia del voi. Magari Chirico, ne ho persi troppo giovani, grazie mi dia il plurale maestà. Non so darlo il plurale maestà. Non è capace perché lei è un ignorante. Non sei neanche in grado di dire il plurale maestà. L'ho pure pagato poco. 7K hai speso. 7K per un diploma. Chirico, scusami no Marcello però perdonami no. Quando io ti dico che certe determinate domande andrebbero fatte basta che te vedi un programma, non so su quale emittente lo fanno, in Inghilterra, con Harry e con Mika Richards, che è un ma programma... Ma è un altro clima, è un altro... Sì, grazie, io voglio quel clima! No, ma vedi, io voglio quel clima lì! Sei, ma che cazzo mi frega a me di quello che fai te? Sembri veramente... Mi pare la domenica... No, com'era lì? Novantesimo minuto! Allora, noi abbiamo la riprova di quella che è la comunicazione delle società sportive con quello che ha fatto De Laurentiis a Barcellona con Ugolini.
è quello che è, quello che accade sempre è stato l'unico ingenuo, tra l'altro pure mezzo fesso, a farlo di fronte alla telecamera e si è preso una valanga di merda, giustamente. Quando invece ci stanno quelli furbi, quella cosa lì te la fanno quando le telecamere sono spente e il telefono. E se a te ti arriva il direttore di giornale, io sto problema non ce l'ho, perché io non lavoro per nessuno, quindi lavoro per me stesso. A me il giorno che mi faranno una cosa, io sono libero di dare là. Però ci stanno gente che è dipendente, e se quelli gli dicono, oh, beh, guarda, a me, che a me è successo in politica, a me in politica è domanda è questa qua, non va bene, perché devi cambiare. C'è un organo che però è preposto a tutelare questa cosa, che si chiama, ma non lo fa, ma non lo fa, lascialo perdere, l'organo si chiama cazzo, quello che raccolgono solo le quote associative, quelli raccolgono solo le quote associative, ti difendono mai, non va bene, lo sappiamo che non va bene, purtroppo. Questo è il clima. Ma poi onestamente, ma non gli ha chiesto niente, ma che stiamo a scherzare, ma non ha detto veramente niente. Io non sto difendendo Allegri, è lui che era nervoso e gli ha risposto a cazzo. Scusate, allora possiamo chiudere questa cosa della risposta ai giornalisti e cerchiamo di capire perché Allegri risponde in quella maniera. Risponde in quella maniera perché lui non ha più in mano la squadra. Lui si rende conto che la squadra non ce l'ha più, e allora in questo momento gli sta franando tutto. Però scusami, perché Marcello, scusami, bene, no, scusami. Va bene, non sono elogi adesso. Io... No, un attimo, Ale, fammi dire una cosa sola. Cioè, siete qui che dite che volete la TV Verité, che volete le domande piccanti, volete risposte belle. Quello è l'allenatore che ha appena pareggiato col Genoa, gli erode il culo da morì, gli fanno una domanda normale, legittima, e risponde con rodimento di culo. Ma preferisco un allenatore che risponde con rodimento di culo perché è nervoso della sua squadra, che non ha vinto, piuttosto che uno che ha condiscendente. Devi avere rispetto degli altri. Ho capito, ma gli erode il culo. Andrea, sono professionisti, devono dare risposte di calcio. Prende 9 milioni di euro l'anno Allegri, oltre ad allenare è pagato per andare in conferenza a rispondere ai giornalisti e rispondere di calcio, perché i tifosi hanno bisogno di capire, perché la Juve ma lo può fare a freddo nella prossima conferenza dopo Juve Genoa, glielo del culo. Guarda che lui prende 9 milioni, è rotto il cazzo, ma ha un contratto talmente importante che ancora in dubbio se rinuncia oppure però io questo voglio chiedere, ma possibile che Sarri ha il coraggio di rimettere in mano il contratto, e questo il coraggio non ce l'ha, perché vuole tenersi 7-8 milioni quanto sa che sta deriva. Sarri squadra la trova, Allegri col cazzo. Esiste anche la dignità davanti a dove Spina Allegri vede il cazzo, manca la dignità, vede. No, Asso, scusa una cosa, però lo dico seriamente, Marcello è diverso, perché secondo me nel caso della Juve, la Juve tra virgolette, come fanno i pagliacci, è complice del rapporto che hanno con Allegri, nel senso che è la stessa Juve che lo ha richiamato, poi sono successe determinate cose, hanno scelto un certo tipo di percorso e oggi... Un attimo, non ha richiamato questa Juve, l'ha richiamata quella precedente? Questa Juve non c'entra però niente. C'è una commissione di non so, cioè io puoi anche questa chiamare... Juve ha chiamato Giuntoli, non ha chiamato Allegri, Allegri ha chiamato Andrea Agnelli. Ok, però diciamo che in questa situazione c'è anche tanta amicizia in questa Juve e probabilmente lui si sente in diritto, ora che non sa... Sei amico? Se io sono amico tuo e sto facendo male, proprio perché sono amico tuo, ti dico, senti, ci sono amico, guarda, ti rimetto in mano il contratto, perché guarda, non voglio... Ma lui ha un grande problema, che doveva rilanciarsi e non ce l'ha fatta. E questa uscita... E allora se ne deve andare. Sai che vuole fare tutti e quattro gli anni, vuole questa fare. Questa uscita qua la pagherà sulla sua pelle, perché un'uscita così all'estero, visto che oggi alcuni giornali... Bravo, è vergognoso! La paga cara! Guardate che le società guardano queste cose! Io sono la Juventus, per come ha risposto ieri, a fine stagione, per me... Alessio, io ti dico una cosa. Compriamo un giocatore in meno, ma lui mandavo io. Se sabato 30, come è molto probabile... Come è molto probabile che accada, la Juve perde anche a Roma con la Lazio di Igor Tudor. Da quella sera Allegri non c'è più alla Juventus. Si anticipa tutto, si mette Montero, cioè a disposizione, che è allenatore della primavera. Fai come avevi fatto l'anno di Ferrara. Ricordatevi Ranieri nel 2009.
che aveva fatto bene l'anno prima, hanno paura nelle ultime giornate che lui, perdendo varie partite, possa perdere il terzo posto per la Champions, che quegli anni si entrava le prime tre, lo esonerano e prendono e mettono Ferrara. Ve lo ricordate? Questa cosa può ricapitare di nuovo, perché guardate soltanto il calendario della Juventus, cosa le aspetta? Lazio, con la Fiorentina, Lazio, Fiorentina, Torino, Lazio, Fiorentina, Torino, Cagliari a Cagliari, Milan in casa, ma quanti punti fa una Juve così? Questa Juve qua ridotta in questa maniera. Devi dire pure l'Olimpico, devi dire allora, anche l'Olimpico. Secondo me alla Lazio, con la Roma, giusto, quindi ancora peggio. Con la Lazio perde, ve lo scrivo qua, la sera stessa non sarà più, verrà esonerato e entrerà Montero. È una notizia o una sensazione, Marcello? È una sensazione forte, perché al momento la Juventus sta cercando di traccheggiare, dicono che l'abbiano richiamato, ma che comunque siano ancora dalla sua parte. Ma questa settimana, poi ci risentiremo ancora questa settimana, ti dico subito, Farina, non giovedì perché sono impegnato, ma negli altri giorni quando vuoi, ci sentiamo noi in settimana, magari raccoglierò altre notizie. Io ho una notizia su Allegri che adesso do, però la do in chiusura, voglio parlare anche di Roma e di Lazio velocemente, che mancano. Ciao a tutti. Ciao Marcello, grazie. Ciao Marcello. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao Marcello. Noi ci vediamo un quarto d'ora, ha parlato 10 minuti, una puntata, però Augusto, ci vediamo stasera al processo. Ciao, Augusto. Sì. Ciao Marcello, ciao. Ma perché viene da te, Augusto? Il collegamento. Ah, ok. Vai Fabio, dicevi? No, che se fate, non mi interessa sapere di Farina, però alle 18 abbiamo derby quotidiani, quindi io tengo le bombette, io ho una bombetta su Dirze. Vai, tienila per derby quotidiani. Vada a fanculo, maestro. Arrivederci, maestro. Ci vediamo domani. Vada a fanculo per un quarto d'ora. Vada a fanculo. Tra un quarto d'ora, ok? Ciao, maestro. Al cazzo, dai. Date tutti a fanculo. Allora, mentre vediamo gli highlights della Roma, ce la racconti, Ale Asso, per favore? Allora, ieri è evidente a tutti, brutta Roma. Roma murignana, dai. No, murignana aspetta, no. Aspetta un attimo, Ale. Ragazzi, c'è la sosta. Quindi ci abbiamo tutto. Infatti non so se ci abbiamo tutta sta fretta, abbiamo due settimane per parlare di tutte queste stronzate. No, però la chiudiamo. Come chirurgicamente non si parla di Milan quando vince. Perché hai letto la chat e stai facendo tipo... scarico il telefono, quindi... Sì, stai leggendo la chat. Guarda che è bene per te che non si parla di Milan. Ma abbiamo dominato, abbiamo fatto una gran vittoria. È bene per te, Luca. Abbiamo fatto una gran vittoria, oh, che cazzo vuoi? Perché dovresti far così. Perdono, scusa, Pioli. Perdono, scusa, Pioli. Chiedi scusa a Mourinho. Pioli. Sempre uguale, gioca. Pioli, se qualche volta ho fatto ti chiedo, scusa. Rosa, ti regala 1000 euro pali che io ti regalo una rosa. Questa amicizia non va pace, sì. Pioli, te lo guardi, 18 marzo 2024. Il Milan passa a Roma e scende semifinale. Lo posso firmare già adesso. Ah. Oh, ha parlato Acerbi. Chat, dove le posso leggere? Un po'. L'altro Manfredi, altro Manfredi. Dove l'hai visto? Io ne trovo. Grazie, Sport Karim. Mediaset. Aspetta, le prendo chat. Vai. Cosa l'altro Manfredi? Un altro Manfredi convinto che abbiamo. No, è che convinto? Grazie, Ale. Il Milan non vince un cazzo. No, convinto. Io, caro, ma passiamo. Simone Togna su Twitter, dai. Mamma mia. Un attimo, frate. Se vince l'Europa League, Pioli. Ma che deve vincere? Ma magari. Allora, abbiamo le parole di Acerbi. Non ho mai detto alcuna frase razzista e ora dico un bel vaffanculo al razzismo. Frasi razziste dalla mia bocca non ne sono mai uscite, poco ma sicuro. Vabbè ragazzi, però intanto ha fatto una dichiarazione, quindi abbiamo fatto sì, vabbè, poi ognuno è libero di credere o non credere, però abbiamo fatto bene tutti quanti a usare il se, no? Perché penso che poi ci saranno degli organi preposti a fare l'indagine, vedremo quello che uscirà fuori. Butta sempre la pietra e nasconda la mano, ci esponga dagli altri. Se dici parla, prenditi la tua querela. Prenditi la tua querela. Prenditi la querela se hai il coraggio. Vai, Ale. No, però, cioè, nel senso, veramente, allora, o Juan Jesus è matto,
o non lo so, secondo me. Lei cosa pensa? Lei che cosa pensa? Io penso una cosa che è difficile, visto subito ci sono arrivato io, no? Ma come fai a provarlo che gli ha detto? A parola sua contro la sua? Il problema è questo. Secondo penso ci saranno a gusto, parleranno con i giocatori, credo, no? Analizzeranno i video, credo. Secondo me hanno confiato le testimonianze che c'erano di quelli in campo. È come si te beccano Camante. Secondo me c'ha paura che Bissek che io poggio a mezzo alla schiena. Bissek che c'ha paura a Cerbi, lo dico io. Bistecone io poggio a mezzo alla schiena. Dai, andiamo al volo sulla Roma, dai. Di nuovo un tempo. Allora, la Roma. Ritorniamo seri. Dai, sei Murignano, Ale, dai, sei tornato. Allora, ieri a Roma non ha 1-0 giocato 1-0 Murignano chirurgico, vai. No, 1-0 Murignano, no, Ale. Vai, fatelo parlare, vai. Allora, la Roma non ha giocato Murignano perché i concetti sono diversi ugualmente. La Roma attacca con tanti uomini dentro l'area di rigore. Il problema è che è stato il giro palla troppo lento, l'intensità, il ritmo, e abbiamo trovato un Sassuolo di mister Ballardini che veramente ha riorganizzato la fase difensiva, una squadra corta, stretta, compatta, che scappa sempre dietro, si difende benissimo, e la Roma stanca dalle troppe partite, giovedì se può giocare, giovedì domenica per una squadra come la Roma, e ha trovato molte difficoltà, già mette le mani avanti, difficoltà ad aprire la difesa del Sassuolo. Comunque alla fine c'è stata un po' di fortuna sul palo, la diversione di Llorente, ma se andiamo a vedere le occasioni, se una doveva vincere la Roma. Una Roma Murignana, dai. Lukaku si mangia tre gol. Ho capito, Roma Murignana. Ma perché non hai il coraggio di dirlo, Ale? Dillo, una Roma Murignana. No, è differente, perché Mourinho giocava differente. Mourinho giocava differente, Andrea. Però il risultato è Murignano, 1-0 tutti a casa. Vai, Asso. Si vede che comunque sia... Ieri si è presentata una Roma scarica, stanca dai tanti impegni, ha fatto due mesi in sordina, la pausa arriva proprio nel momento più giusto per farci rifiatare un attimo, perché veramente stiamo che bombole. Ieri facciamo un primo tempo brutto, ma nonostante tutto abbiamo avuto due occasioni con Lukaku, al secondo tempo la magia dei Pellegrini ci porta in vantaggio, gestione, la potevamo chiudere, non l'abbiamo fatto, nonostante non è stata la miglior Roma dei De Rossi degli ultimi due mesi, comunque anche una vittoria sporca ma comunque legittimata, va bene così, prima della sosta serviva questo, contavano solo i tre punti, ce li prendiamo e fine della storia. Ma io dico che da quando è arrivato De Rossi sento sempre le stesse analisi su a Roma, ovvero che a Roma o ha fatto un tempo buono, un altro no, oppure ha vinta di Riffo di Raffa o così con lì, o all'avversario un po' più scarso. Io dico che il vero test della Roma di De Rossi sarà dopo la sosta, quando gli impegni inizieranno ad essere di un calendario probante, perché fino adesso il calendario si era ammorbidito, le uniche avversarie un po' più di livello alla fine il Feyenoord, gli supplementari, l'Inter ha perso, cioè, adesso secondo me vedremo veramente di che pasta è fatto De Rossi e dove può andare a parare, perché fino adesso secondo me ottimi punteggi, perché comunque a livello di punti ha fatto delle cose eccezionali, sette vittorie, un pareggio, una sconfitta, però secondo me sono d'accordo. No, io però concordo con Luca, nel senso non abbiamo fatto assolutamente niente, ancora la strada è lunga e a me preoccupa, il cammino è tortuoso. Moltissimo preoccupa il discorso che la Roma ha questa Europa League in mezzo a queste partite di campionato che sono fondamentali, e ho paura del ritorno del Napoli, ho paura dell'Atalanta, il Bologna non si ferma. Perciò può succedere ancora di tutto. Questa è una stagione che te può dare la Champions o niente proprio. Io non sono d'accordo. Ale, scusami, Asso, però se arriva sesto a quel punto là ha fatto lo stesso risultato di Mourinho. Anzi, pure peggio se non va avanti in Europa League. No, l'Europa League però è un percorso diverso.
nel senso okay, non è che come fammi questi discorsi Luca, fammi questi discorsi da ciarlatano non reggono, perché questo è arrivato da due mesi, quello è stato qua due anni e mezzo e ha fatto sempre sesto settimo posto, è cambiato, lui arriva qui che eredita e prende una squadra che ha fatto 20 partite 29 punti, amico mio, ad oggi ti ritrovi che tu in 9 partite ne hai fatti 22 con 11 partite di meno, in altro modo ha fatti più di Mourinho. Con 11 partite di meno. Io ti sto parlando, però, se a fine stagione arriva di nuovo sesto, con 5 mesi, che ho visto il buon operato che comunque ha fatto, e saranno soltanto 5 mesi, esatto, non esatto, paragonabili ai due anni e mezzo di Mourinho. De Rossi merita la riconferma, punto. A me non mi interessa, però ti dico da esterno, ti dico che secondo Luca, hai ragione fino a un certo punto. Però ha preso a Roma a 29 punti in 20 partite, no, nona. Adesso vediamo quanti punti farà De Rossi fino alla fine. Adesso ne ha fatti in 9 partite, ha fatto credo 22 punti, se non erro. Vediamo quanti ne farà nel suo percorso. Io sono d'accordo con Stefano, secondo me gli devi dare la possibilità di rifare la squadra col mercato e il ritiro e dai un anno di tempo almeno a De Rossi e valutarlo. Anche se arriva sesto bisogna dargli il tempo, dai, perché comunque non so se l'hai saputo, Ale, io oggi ho detto una roba su De Rossi, che De Rossi sta già chiacchierando insomma con i Friedkin per il rinnovo del contratto. La Roma vuole tenere Daniele De Rossi, la Roma sta facendo insomma di tutto, non di tutto no, però insomma stanno andando avanti i colloqui fra le parti, l'intenzione è quella di tenere De Rossi al di là della Champions. Io un mese e mezzo ho dato questa notizia. Sì, a me l'hanno detto oggi. No, ma un mese, io non so dei colloqui, un mese e mezzo che io ho detto che De Rossi, a prescindere dai risultati, i Friedkin sono innamorati di De Rossi. No, no, ma io penso che sia la via più giusta, Credo sia la via più giusta. Ma io devi dare... Ed è arrivato Igor Tudor, proprio come ho detto 20 minuti fa. Caro Ciccione. Io non lo sopporto. Ma che notizia è? Ti sapeva da ieri che arrivava. Ho detto che era arrivato. Posso dire la mia? È infatti arrivato. A me mi sta proprio antipatico. Come l'ha detta te? A me sta proprio antipatico. È lui? Antipatico. No, fammi vedere la foto. Fammi vedere la foto. Dai, ecco la battuta. Vedi, barbetta bianca, rasato. E questo è l'alter ego. A me sta proprio antipatico. È lui. Perché ti sta antipatico, scusa? No, proprio un po' antipatico, non lo so perché. Forse con i trascorsi, quando era giocatore da Juve con la Roma, proprio sta antipatico. Però... è un buon allenatore, è un buon allenatore, uno dei caratteri, di personalità. L'unica cosa è che lui ha sempre giocato con la difesa a tre e qua nella Lazio deve proprio rivoluzionare tutto. Io ricordo che Ntocca, io sono d'accordo che Augusto, Ntocca fa passare il messaggio che il problema era Sarri, ma i problemi sono altri. Ma quello io vedo Faina contento, pare che è tutto contento. Io invece ma posso essere contento che da Martuscello, che ho visto sabato, c'è sta un allenatore che mi piace. No, l'allenatore con la più alta percentuale di secondo e il secondo di Sarri, ma quale media punti più alta? No, Cohen. Della storia del calcio, Cohen. Della storia del calcio, Cohen. Tu non devi fare questo ragionamento. Tu devi fare che tu avevi preso un allenatore con un pedigree che aveva vinto lo scudetto, che aveva vinto Europa League, che era sovradimensionato alla Lazio e che per gli errori della società sei costretto a prendere uno che non gioca, non potrà giocare il calcio che vuole. Due, che è un allenatore preso in fretta e in furia, che non voleva inizialmente essere preso, perché la storia la dobbiamo narrare tutta. Inizialmente, quando va via Sarri, Tudor non è il nome che la società vuole prendere. Poi, quando c'è l'ammutinamento di tutti quanti quelli che facevano parte dello staff tecnico e ci siamo ritrovati a fare riscaldamento a Frosinone, quindi farà male? Ma non c'entra niente, Tudor, fammi parlare. Ci siamo ritrovati a fare a Frosinone riscaldamento con quattro collaboratori, manca la promozione, fa quattro al riscaldamento. Vabbè, in Serie A, mi dici Tudor che farà, non senza che fai 0-0 qua, non stai in conferenza stampa, mi dici che farà Tudor, quante devi esporre, caro mio?
Esponete, caro mio, forza. Comunicato Inter per Acerbi, il problema non sussiste, non c'entra cosa farà Tudor. Cosa farà succede? Tudor? Ma farà bene o farà male? Tu, vai a tifare l'Inter, a me non interessa. Non a me interessa questa cosa narrativa sarà, è morta, questa narrativa ciccione è sepolta. No, tu mi devi, tu mi devi dire tu, che sarà purtroppo quando... c'è quel presidente e poi fa niente che sarà, che volevi che lo dito piacere, che volevi che lo dito piacere Conte, dimmi che volevi che lo dito piacere che piacere Conte, che vengano fatte, ammazza le cose quanto normali. Sei scemo. Voglio che vengano fatte le cose scemo. Normali, ma dai, ma lo dito davvero, questo se pensava che lo dito piava Conte. Ma il problema non ma è chi lo chi vuoi che prende lo dito? Ma tu non hai preso il direttore sportivo. Ma tu, ma non hai preso il direttore sportivo. No, no, no. Allora andiamo con l'inno, amici miei. Il tuo allenatore in conferenza stampa a Frosinone ti dice: a Formello siamo sono andati. E il direttore sportivo, i giocatori. No, con loro. Cohen, Cohen. E il presidente non c'era. Per loro il dovrei metterne un'altra, ma è bannato. Ma che cazzo, e su questo siamo... Per loro dovrei metterne un'altra, ma è bannabile su Twitch, Cohen, quindi purtroppo no, su questo sono d'accordo. Dobbiamo oggi essere contenti. Posso chiedere arriva un parere? Tutor. No, io ti sto chiedendo Tutor semplicemente un parere. Allora ti dico il parere. Tutor non voleva essere, Tutor arriva alla Lazio che non voleva essere. Quindi questa è la narrativa che dobbiamo dire. Tutor è stata l'ultima come si chiama? Scialuppa di salvataggio, okay, di una nave che era affondata. Perfetto, farà bene o non farà bene secondo te? Io non ho la... Allora, perché non discorso... ti vuoi esporre? Perché sei un alla Lazio deve fare 4 partite, non di più. Deve fare 4 partite. Ok, in queste 4 partite, Augusto, deve fare 4 partite. Ok, queste 4 partite deve far bene, non può, oh, deve far bene. Meno male, sei esposto. Deve se non fa bene, quindi esonerato? No, che esonerato, non c'entra anche. Ma lui non c'entra niente, non c'ha la squadra. Non c'ha i giocatori. Hai sentito Augusto che ti dice? Hai sentito un altro 0-0, perché lo sai che ti dice? Lui non ti dice secondo me farà bene, lui ti dice deve far bene. Io voglio sapere, caro Augusto, secondo te deve fare bene, ma non per devi esporre. Deve fare bene perché i giocatori e la società si devono mettere le responsabilità. Posso sapere secondo l'avvocato Augusto Sciscione? Ma non è giudicabile per 9 giornate. Sono arrivate le parole, sono arrivate le parole di Lotito a Tudor, eh? Pure Lotito, ma parlano tutti, oh. Sì, sono arrivate le parole di Lotito a Tudor. Comunque sei in Ugo, e perderemo. Purtroppo, ragazzi, c'è il comunicato dell'Inter, poi andiamo avanti. No, ma fai cioè, non c'è Lazio perché comunicato. Tutti siamo avvelenati. Sì, sì, sì. Lui è contento. No, cioè, io non sono contento. Sono finiti i problemi. Io i problemi sono cominciati. Non so, che ci stanno i problemi. Forse te ne sei accorto. Vedi che tu da penso che ci stanno i problemi. I problemi te l'avevano mezzi risolti, ma non la società. Te l'avevano mezzi risolti. I problemi, mezzi risolti. Però Somari come te sono le 18:02, no, non c'è nessun comunicato dell'Inter, okay. Caro Fabio. Allora ringraziamo l'avvocato Somaro Sciscione. Detto, stiamo a parlare della Lazio, c'è il comunicato dell'Inter. Questo sempre questo stai a pensare, sempre l'Inter. Passa Inter, di sgarbi, il più stupido della Gabra, posso dire una cosa. Comunque la Lazio fra tutti gli allenatori liberi oltre Conte ha preso quello meglio, eh. Cioè, no, perché c'era nessuno, Gnodi, per Gnodi Augusto, però alla fine ha preso quello meglio. Io devo essere contento di aver preso Tudor quando avevo un allenatore che era superiore a Tudor come panorama. Cioè, ma devo essere veramente un coglione. Vabbè, cioè, io sarei stato contento, Augusto, non c'entra niente. Ma io sarei stato contento se piavano un allenatore uguale. Ma non c'è, non posso essere Conte contento. Nuovo renne. Conte allora, ma posso essere contento di aver fatto un passo indietro? Ma c'entra niente, Tudor! Non c'entra niente, Tudor! Non c'entra niente! Si è esposto, no? Si è esposto! Ma Tudor non c'entra nulla! Tudor non c'entra nulla! Va bene, mai oggi contento di uno che c'aveva un allenatore che io era, ti dico una cosa, che Tudor c'ha la possibilità! Uno che allenava il Verona! Ma porca Giuda! Tudor c'ha la possibilità
di fare con la Lazio quello che Sarri non è riuscito a fare in 2 anni e mezzo. Sai cosa? Una finale. Andiamo in chiusura. Ma che prego. Cazzo dici che ti ha portato in Champions League? Somaro! Somaro! Se tu c'hai il giocatore quest'anno, lo devi a Sarri! Io se non stavamo a giocare con Akpak, bro, con Burici, con Pablo, con Giori, con ste pippe! Tu non c'hai i giocatori perché non c'è sta più un direttore sportivo, imbecille! Capito? No, quello che volevi tu ha portato Burici, Pablo, Akpak, ha portato Milinkovic, Luis Alberto! 10 anni fa, sono 50 che portava nessuno! Provedel, Romagnoli, coglione! Somaro! 20 milioni per Murici! Ma il Somaro sei tu! Akpak, ma io perdo tempo! Cosa, ma... Acqua! Marco, io perdo dell'Inter. Io perdo non c'è, non sapone! C'è. Acqua e tempo per Periscia! 8 milioni per Periscia! Asino! Comunicato per l'Inter! 10 milioni per Maximiano! 8 milioni per Marco Santonio! 7 milioni per Cancellieri! Giocatore dell'Europa League, imbecille! Sì, sì, sì! Era un caricato, sei scordato! Hernanes che ha preso, la mia l'ha preso, stupido, comunicato dell'Inter, l'ha trovato Hernanes, comunicato. Fammi salutava. Grazie da Iale. Ah, sì, ciao. Ciao a tutti. Grazie avvocato Somaro Sciscione. Arrivederci. Grazie Asso di Roma, ci vediamo domani. A domani, ciao a tutti. Ciao Ste. Allora, fammi